già la mascella di vetro e prima ad andare a tappeto. Qua ci si gioca la faccia, fa un culo a Breno. Se la prendi sul leggero, vai tra che non esci intero. Picchia forte, ancora più forte. Se non vuoi trovarti incassare con le spalle messe alle corde, studia la nuova scuola, quella classica e pionieri. Rispetta sia i pesi massimi che leggeri. Un quarto d'ora di gloria non fa la storia di una vita intera spesa a lottare per ciò in cui credi. Combatto finché ho fiato, fuori dalle mode e dal mercato. Questo non è rap, è pugilato. Qua se non le dai allora le prendi. Perché la vita è come un ring sul quale o vinci o perdi. Combatto finché ho fiato, fuori dalle mode e dal mercato. Questo non è rap, è pugilato. Qua se non le dai allora le prendi. Perché la vita è come un ring sul quale o vinci o perdi. Ora sta a te dare il meglio, il frutto di ciò che ha preso. La vittoria non ha prezzo e la sconfitta non ha peso. Se l'atteggiamento è corretto, metti tutto te stesso. Anche se ti hanno steso, ti rialzi con l'orgoglio illeso. Vedi il risultato di allenamenti estenuanti. Per il lottatore, serie di jet, dirette montanti. Per l'MC, gemmi scantinati, parcheggi e scenari desolati. Con metriche scontanti, sopra i palchi o sul ring. Se sei scontato, sei spazzato. Sconti a nessuno qua, ogni traguardo è meritato. Con sangue versato, sacrificio e fiato. Attendo piatti sul quadrato. Questo non è rap, è pugilato. Tai smoke, colpi secchi alla porpora mucca. Nei sobborghi di Bangkok, senza sponsor né TV. Ma se faccia stile troco, stecca la Ramonte. Chi non ha stoffa non ci crede. Con noi a vita breve, combatto finché ho fiato. Fuori dalle mode e dal mercato. Questo non è rap, è pugilato. Qua se non le dai allora le prendi. Le prendi, perché la vita è come un ring sul quale o vinci o perdi. E combatto finché ho fiato. Fuori dalle mode e dal mercato. Questo non è rap, è pugilato. Qua se non le dai allora le prendi. Le prendi, perché la vita è come un ring sul quale o vinci o perdi. Carlos Dura un po' nervoso per questo ritardo, è pronto il ragazzo? È pronto, pronto, e speriamo sicurissimo che prendiamo il titolo. Massimiliano, allora, grande avversario, grande, beh, è un mondiale, è una cosa incredibile, no? Non me lo pensavi mai. No, io pensavo, come non pensavo, ho fatto il pugilato per arrivare ai vertici che stasera posso raggiungere. Carlos Duran, eccolo qua, il papà. Ha vinto un grandissimo combattimento, era il favorito e stava vincendo ai punti e ha fatto una grossa correttezza a Leone. Emozionatissimo Carlo, vediamo se... Io voglio solo dedicare questo titolo a tutti quelli che mi vogliono bene, a questa meravigliosa gente, e permettetemi, oltre naturalmente al mio manager Rocco Agostino, a mio papà, a mio fratello, perché sono sicuro che presto mi ricambierà questa dedica. La più cordiale buonasera, Alberto Frati, Maone Massimiliano, vi danno il benvenuto in questa 21esima edizione del Memorial Duran. E come citava poco fa un video realizzato da Fighters Life, di padre in figlio. Di padre in figlio è l'amore che Carlo Duran ha trasmesso ai propri figli, l'amore per il pugilato, l'amore per il sacrificio, l'amore e il rispetto per questo sport. Innanzitutto un ringraziamento alla Federazione Pugilistica Italiana in diretta live streaming sul canale YouTube Channel, un ringraziamento per questa collaborazione al presidente dottor Flavio D'Ambrosi, al segretario Alberto Tappa, al lavoro incessante di Michela Pellegrini e Tommaso Gregorio Cavallaro, e un ringraziamento di cuore da parte nostra al maestro Rolando Grossi. Detto questo, Massimiliano, diretta Sky 814, diretta televisiva sul digitale terrestre canale 402 di MS Channel, gruppo MS Channel, un ringraziamento doveroso al direttore Roberto Brusati, che questa sera riesce a creare nel pugilato un'attenzione particolare. Hai detto benissimo, Alberto, il dottor Roberto Brusati, che ha riavvicinato il mondo della televisione al pugilato. Questa sera addirittura saranno due gli eventi sul canale MS Sport, e il titolo italiano è quello tra Cabba e Charlie, e il titolo italiano questa sera tra Occhi Nero e Musacchi. Mattia Occhinero e Mattia Musacchi, che disputeranno un titolo italiano a tutti gli effetti. Super prima si era parlato di un titolo italiano interim, chi vinceva questo titolo avrebbe poi dovuto
tassativamente sfidare Tassi al titolo italiano. Invece è arrivata di poco fa la notizia che di qualche ora fa che Luca Tassi, Davide Tassi, grande campione, Davide Tassi ha lasciato il titolo italiano per proiettarsi al titolo dell'Unione Europea. Quindi un grande in bocca al lupo al nostro Davide Tassi per questa avventura europea, che ci porti anche lui più in alto possibile, perché lo ribadiamo, il pugilato italiano deve tornare protagonista in Italia e non solo, ma anche in Europa. Massimiliano, questa sera all'insegna del tricolore, all'insegna della nostra della nostra effigie, del nostro titolo più importante, quello italiano. Assolutamente sì, Alberto. Allora, questa è la seconda parte di dell'evento 21esimo Memorial Carlos Duran. Una prima parte svolta con il pugilato AOB, il pugilato dei dilettanti. Seconda parte, pugilato pro, saranno 5 match professionisti, con il main event, come abbiamo già detto, il titolo italiano dei pesi super piuma tra Mattia Tassi e Mattia e Musacchi. Match e sicuramente da urlo, match dove entrambi fanno del fighting il loro pugilato, quindi io mi aspetto un match dove entrambi cercheranno di tenere il centro ring e sicuramente ci saranno grandi colpi di scena. E chi vi parla è Fighters Life in diretta qui da Ferrara. Massimiliano, ricordiamo un attimino questa famiglia, la famiglia Duran, che tanto tantissimo ha dato al pugilato italiano. Protagonista con il papà Carlo Duran, che ricordiamo questa sera, ma protagonista anche nel mondo con Massimiliano e Alessandro Duran. Credo che siano tra le famiglie, forse l'unica famiglia che detiene il record di titoli e campionati disputati. Titoli italiani disputati ben 22, nella loro bacheca sono 17 titoli italiani. Titoli europei disputati 39, titoli europei nella loro bacheca 15, titoli mondiali disputati 11, nella loro bacheca sono ben 5. Credo che nessuno al mondo possa vantare qualcosa questi numeri, caro Massimiliano. No, assolutamente no, Alberto, io credo che sia una delle famiglie più vincenti e più attive nel panorama del pugilato, perlomeno europeo, credo. Ora... E mi sembra doveroso ringraziare Momo Duran per questa serata bellissima che sta regalando non solo al popolo di Ferrara ma a tutta l'Italia intera, caro Massimiliano. Mentre il ring announcer di serata Marco Marchini sale in cattedra, diamo parola a lui. Assolutamente. Mike Tyson dal Pala Palestre di Ferrara, signori, benvenuti al 21esimo Memorial Juan Carlos Duran. Eh sì, il pubblico delle grandi occasioni, che devo dire sta ancora per entrare all'ingresso. Vedo che c'è effettivamente calca. Mi raccomando, soprattutto una raccomandazione agli amici delle tribune, agli amici del bordo ring: le mascherine ben indossate, che possano coprire anche il naso cortesemente, così non abbiamo bisogno di far intervenire la sicurezza. Ok ragazzi, grazie mille. Una manifestazione questa che vuole ricordare le gesta, il grande match, il grande campione, ma soprattutto il grande uomo che è stato per noi Carlo Duran fino a quel maledetto 2 gennaio 1991. Un applauso a Carlo Duran! Un evento fortemente voluto, con impegno, costanza, abnegazione, con veramente tanti sacrifici da Massimiliano Duran e Soili Schiavi, a quali direi possiamo dedicare un grande applauso, perché è stata una grande fatica organizzare questo evento e loro lo hanno fatto in maniera veramente fantastica. Una riunione che vedrà come main event il titolo italiano, che in questo momento è vacante, dei pesi piuma. Quindi avremo il titolo pesi piuma e vedremo incontri, comunque 5 incontri nello specifico, che si sembrano sulla carta equilibratissimi, e di conseguenza vedremo un grande agonismo, 4 incontri sulle 6 riprese e poi il titolo, come detto, che sarà sulla distanza di 10 riprese da 3 minuti ciascuna. Bene signori, è arrivato adesso il momento in cui a parlare sarà soltanto questo splendido posto, che sono queste 16 corde. Applauso!
Allora, signori, iniziamo come sempre con i ringraziamenti e lo facciamo ringraziando l'organizzazione, la società sportiva, l'Accademia di Massimiliano Duran. Ringraziamo e salutiamo il direttore della manifestazione Soi gli Schiavi, il commissario di riunione Dragana Scabar, il supervisor per il titolo che sarà il signor Luigi Boscarelli, il medico di riunione Giovanni Ianco, il cronometrista Andrea Zampini, tutti al loro posto, li vedo ben preparati, la ringer Irina che è qui con noi e poi gli amici della TV, TV Channel, MS Channel, Fighter Life, abbiamo qui con noi Alberto Frati e Massimiliano Maone che daranno anche le immagini per il canale YouTube della Federazione Pugilistica Italiana e in più ci sarà anche una diretta Facebook, quindi siamo veramente in qualsiasi piattaforma. Vorrei ringraziare anche di cuore per il grande lavoro. E allora Massimiliano, torniamo noi in diretta, ricordavamo, dicevamo con il ricordo di Marchini, del papà Carlos Duran, un naturalizzato italiano, un pugile naturalizzato italiano, un pugile che ha fatto la storia, un pezzo di storia del pugilato italiano. 4 titoli italiani disputati, 3 vittorie per lui, 12 titoli europei disputati e 9 vinti. Quindi diciamo che ha iniziato il suo percorso in Italia a suon di vittorie e soprattutto conquistando questa ambita cintura che è il titolo italiano. Assolutamente sì, Alberto, hai detto tu i numeri, un totale, stavo leggendo, un totale di 85 match di cui 67 vittorie per Carlo Duran, soltanto 9 le sconfitte, quindi comunque un record ultra positivo, un record davvero campione. E poi diciamo che parliamo di un pugilato di altri tempi. Assolutamente, non era il pugilato, sicuramente il pugilato di oggi, era un pugilato duro, un pugilato dove si saliva sul ring per la fame, diciamo così. Bravissimo. E allora Massimiliano, 5 saranno prima del main event, 5 saranno i match pro, match che vedranno incontri tra pugili italiani. Assolutamente sì, Alberto, hai detto bene, incontri che prevedono match tra italiani. I primi a salire sul ring saranno per la Box Island Alessandro Cavassi contro Riccardo Crepaldi, come annunciato dal ring announcer. All'angolo rosso il primo a salire sul ring sarà Alessandro Cavassi, contro di lui Riccardo Crepaldi. Alessandro Cavassi, 2 match per lui all'attivo e 2 vittorie su altrettanti match, mentre quanto riguarda Riccardo Crepaldi, 5 match all'attivo, 3 vittorie, 2 sono le sconfitte. Mi aspetto un gran bel match tra i due, Alessandro che cercherà di mantenere la via del record tutto al positivo, e per Crepaldi invece che cercherà di continuare la scia di vittorie dopo la sconfitta subita, e assolutamente no, l'ultimo match contro Omar e Malteni, e sempre arrivata la vittoria. Massimiliano, un saluto a tutti coloro che sono collegati sui canali social e che stanno interagendo con le varie piattaforme. Vi ringraziamo tutti indistintamente ovunque voi siate. E ora è l'ora di Riccardo El Pocho Crepaldi. Ed ecco che sta per arrivare sul ring. Massimiliano, da vedere, da un match secondo me che vale oltre al titolo italiano, che vale il prezzo del biglietto, quello tra Francesco Zito e Nicola Cristofori. Assolutamente sì, Alberto, anche quello un gran match. Stavo vedendo Alessandro Cavassi e
Riccardo Crepaldi, oggi è rematch per loro. Ultima volta ovviamente è uscito vincitore Cavassi, l'abbiamo detto, due vittorie su altrettanti match, quindi aria di rivincita per Crepaldi. Alessandro Orsacchiotto Cavassi! E vedremo opposto all'angolo blu. Il suo record parla di 5 incontri con 3 vittorie, signori. Calzoncini neri con banda arancio per lui. È seguito dal maestro Roberto Croce e dal maestro Constantin Chiruta. Nato ad Adria di Rovigo, combatte per la Ferrara Box. Un forte applauso per Riccardo Poccio Crepaldi! Bene signori, tutto è pronto, come ha detto, 6 riprese da 3 minuti ciascuna, buon match, buon divertimento! Ed è tutto pronto per l'inizio di questa serata. Alessandro Cavassi, pantaloncino nero, guantone verde per il suo avversario Riccardo Crepaldi, anche lui pantaloncino nero, guantone bianco. Facciamo un applauso a Irina, la nostra ringer della serata. Buonasera Irina e benvenuta. È tutto pronto, si attende solo il gong d'inizio che è appena arrivato. E si inizia, ricordiamo, angolo rosso Cavassi, angolo blu Crepaldi. Prende il centro del ring Cavassi, prova con il montante sinistro al volto, vuoto il gancio destro di Crepaldi. Ricordiamo, saranno 6 le riprese da 3 minuti. Va in attacco Crepaldi con i due jab, prova Cavassi ora lui con il braccio avanti, prova ad incrociare il gancio sinistro, arriva un buon gancio sinistro per Cavassi. Bene il gancio destro di Crepaldi, un buon gancio destro per lui sull'attacco di Cavassi. Prova Crepaldi in attacco, sempre con il jab, bravo Cavassi a non farsi trovare sulla traiettoria del colpo. A vuoto con il destro al corpo Crepaldi. Prova il gancio destro ancora Crepaldi, bravo Cavassi ancora una volta a muoversi sulle gambe, a mandare a vuoto il tentativo di attacco del suo avversario. Prova ad incrociare con il gancio sinistro Cavassi, prova ancora il gancio sinistro, sempre lui. Montante sinistro di Crepaldi, un buon montante sinistro al volto. Si continua a boxare sulla corta distanza. Prova ancora l'1-2 Cavassi. Il clinch poi da parte di Crepaldi ad interrompere un'azione offensiva del suo avversario. Prova subito il destro, un buon gancio sinistro, arriva da parte di Crepaldi sull'attacco del suo avversario. Prova ancora con il destro Cavassi. Si chiude bene in guardia poi sui colpi di Crepaldi, Cavassi, non concedendo nulla. Un po' del gancio sinistro di Cavassi. Bel destro subito di Cavassi, preso d'incontro Crepaldi. Si sono forse colpiti con la testa Cavassi e Crepaldi. 10 secondi alla fine del primo round. Prova ad incrociare Cavassi con il destro. E finisce la prima ripresa.
bel primo round quello tra Cavassi e Crepaldi. Belli scambi, belli incroci tra i due, sono usciti buone combinazioni, sono uscite fuori buone combinazioni da parte di entrambi i pugili. Secondo me nessuno di due ancora ha accelerato, ricordiamo saranno 6 le riprese, quindi ci sta che la prima ripresa magari i due pugili si studino, anche perché ricordiamo è un rematch tra i due, l'ultima volta uscito vincitore Cavassi. Proprio nel suo ultimo match Cavassi ha affrontato Crepaldi. Prova subito ad attaccare Cavassi. Bene con il gancio destro Crepaldi. Bene il montante destro e il gancio sinistro di Cavassi. Lavorato bene all'interno della guardia del suo avversario. Vuoto il gancio sinistro di Crepaldi. Gancio destro di Crepaldi. Tiene le mani alte Cavassi. Un buon montante destro sull'attacco di Cavassi per Crepaldi. Prova ancora con il gancio sinistro Crepaldi. Poi interviene l'arbitro per riportare la distanza di box tra i due avversari. Il clinch da parte di Crepaldi, si lavora sulla corta distanza, prova il diretto destro Cavassi, bravo Crepaldi ad abbassarsi sul gancio sinistro del suo avversario, prova il gancio destro ancora Crepaldi. Vuoto il gancio destro di Cavassi, ancora in attacco il pugile all'angolo rosso. Prova il gancio sinistro Cavassi in attacco, poi ancora il clinch tra i due sulla corta distanza, provano a dividersi da soli e interviene l'arbitro alla fine per riportare la distanza di box. Bene, Cavassi in attacco, prova il diretto destro, poi Crepaldi forse lo afferra per il collo, per la testa. Qui bravo Crepaldi, aveva fatto una buona cosa, si era mosso bene sul sinistro di Cavassi, che poi qui bravo ad abbassarsi sul gancio sinistro del suo avversario. Bravo ora con il gancio destro Crepaldi. Si lavora ancora sulla corta distanza. Nessuno di due ci sta a fare un passo indietro. Ancora un gancio destro da parte di Cavassi. Prova Crepaldi con il montante destro al volto. Poi ancora una volta in clinch i due. Sempre l'arbitro a riportare a distanza per boxare. A vuoto con il gancio sinistro Cavassi. Si chiude in guardia Crepaldi. Dieci secondi alla fine del secondo round. Ancora una volta l'arbitro a riportare la distanza tra Cavassi e Crepaldi. E finisce anche il secondo round. Ricordiamo, angolo rosso Cavassi, angolo blu Crepaldi. Fuori i secondi. Tutto pronto per iniziare il terzo round. Suona il gong e si ha inizio con la terza ripresa. Ricordiamo, saranno sempre 6. Prova ad attaccare Crepaldi con i due jab.
prova subito il diretto destro il pugile della Ferrara Box, prova il gancio destro Crepaldi, bene con il montante destro al corpo Crepaldi, prova ad abbassarsi ancora sul gancio sinistro di Cavassi. Prova il gancio destro ancora Cavassi, la guardia alta di Crepaldi. Bravo qui Crepaldi a rientrare immediatamente dopo il colpo a vuoto del suo avversario di Cavassi. Prova ancora entrambi con il diretto destro, cercando di riprendere la distanza, ancora il gancio destro di Cavassi. Bene con il gancio sinistro della corta distanza Crepaldi, a vuoto il gancio destro di Cavassi, poi a vuoto il gancio di Crepaldi. Bene con il braccio avanti ad interrompere l'azione di Cavassi, Crepaldi. Prova il montante destro Cavassi e ancora il destro qui di Crepaldi. Lo ferma con il jab Crepaldi. Incrocia bene con il gancio destro ancora Crepaldi. Poi si ritorna sulla corta distanza. Allontana Cavassi. Bene con il gancio destro ancora Crepaldi, la guardia bassa qui per Cavassi, gli è costata il colpo del suo avversario. Corre in attacco Cavassi, poi sì, di nuovo sulla corta distanza, il clinch tra i due. Prova il montante destro ancora Cavassi. Si lavora sulla corta distanza. Nessuno dei due ci sta ai colpi dell'avversario. Ancora il gancio sinistro di Cavassi. Bravo poi Crepaldi a togliersi dalla traiettoria dei colpi del suo avversario. Bene il gancio destro di Cavassi. Finisce anche il terzo round. Fate sentire un applauso anche per Irina, la nostra ring woman. E siamo arrivati al giro di boa, sarà per iniziare la quarta ripresa, tre già se ne sono andate. Match molto scorbutico tra i due, entrambi prediligendo comunque la corta distanza, finiscono molto spesso in clinch, impedendosi di lavorare l'uno con l'altro. Molto spesso ha dovuto intervenire l'arbitro per riportare la distanza per boxare tra i due. Vediamo come andrà avanti con questa quarta ripresa. È la quarta ripresa. Subito al centro ring Crepaldi. I due jab ancora per il pugile della Ferrara Box. Sempre con il braccio avanti Crepaldi. Prova il destro Cavassi, poi un buon gancio sinistro per lui. Prova ancora con i ganci, prima il sinistro e poi il destro Cavassi. Si chiude bene in guardia Crepaldi, poi cerca il clinch. Prova a toccare ancora con il gancio dalla corta distanza Cavassi, poi replica con il gancio sinistro anche Crepaldi, prima dell'intervento dell'arbitro. Prova il gancio destro ancora Cavassi, bene chiuso in guardia Crepaldi, ancora due ganci per lui, si chiude bene con le mani alte Crepaldi. Bel montante destro per Cavassi, gran ritmo per questi due pugili fino a questo momento.
tocca con il diretto destro qui Crepaldi. Bel gancio sinistro ancora di Cavassi, bello il diretto destro ancora incrociato da parte del pugile all'angolo rosso della Box Island. Si lavora sempre sulla corta distanza, quasi da distanza impossibile per lavorare. Ancora con il montante destro, poi un buon gancio sinistro di Crepaldi. Bene ancora il gancio sinistro di Cavassi, comincia a farsi sentire anche un po' la stanchezza per Crepaldi. Lascia le braccia basse, ne sta approfittando Cavassi. Entrambi con il gancio ben a bersaglio. Si lavora molto con i colpi larghi da ambo le parti, sia per Cavassi che per Crepaldi. Bel gancio destro ancora di Alessandro Cavassi. Prova con il jab. Prima Crepaldi, poi Cavassi. Prova il destro da lontano Crepaldi. Finisce anche il quarto round. Match intenso, caro Massimiliano. Sì, Alberto, match molto molto acceso. Entrambi i ragazzi lavorano molto sulla corta distanza. E un colpo io, un colpo tu, nessuno di due ci sta a lasciare l'ultima parola al proprio avversario. Crepaldi sembra essere stato segnato, ferito in questa ripresa. Sotto l'occhio destro, ho l'arcata sopraccigliare, non ho visto bene, non sono riuscito a capire molto bene se è all'arcata sopraccigliare o su all'altezza dello zigomo. Massimiliano, questa a ribadire che i match tra pugili italiani escono sempre dei match veri. Assolutamente sì, Alberto, hai detto bene, i match tra italiani sono match e dove vale veramente la pena spendere i soldi per il biglietto e venire a sostenere il proprio beniamino. Tanto inizia la quinta ripresa, ottimo lavoro fatto dai Catman all'angolo di Crepaldi. Bene qui il sinistro incrocia subito il diretto destro Cavassi, tocca con il jab Crepaldi, dovrà coprire bene l'occhio destro Crepaldi, mantenere sempre la guardia alta. Tocca ancora con il gancio sinistro Cavassi, ancora all'attacco il pugile all'angolo rosso. Bel gancio destro ancora di Cavassi. Ancora l'1-2 di Cavassi. Prova ad avvicinarsi ancora con il jab, prova a mandare a vuoto il gancio destro di Crepaldi Cavassi. Chiede scusa a Cavassi per il colpo portato dopo il break dell'arbitro. Bene il gancio sinistro di Crepaldi, ancora prova con il gancio sinistro sull'attacco di Cavassi, qui incrocia con il gancio destro, ancora bene il lavoro con il montante sinistro al volto Cavassi. Incrocia bene ancora il gancio sinistro Cavassi.
Bravo qui Cavassi a togliersi dalla traiettoria del gancio sinistro di Crepaldi. Tocca ancora con il jab il pugile della Ferrara Box. Prova il gancio sinistro ancora Cavassi. Bravo qui Crepaldi questa volta a tenere le mani alte. Si lavora all'angolo con il clinch. Di nuovo l'arbitro. Riportare la distanza per boxare. Gancio sinistro ancora per Cavassi, poi il gancio destro di Cavassi. Gancio destro ancora per Cavassi. Prova a toccare con i jab Crepaldi, non trova il bersaglio con il diretto destro, il pugile all'angolo blu. Ancora una volta a portare la distanza ci pensa l'arbitro. Bravo qui ad abbassarsi sul gancio destro di Crepaldi, Cavassi, poi guardia alta per il pugile all'angolo blu, qui si incrocia bene con il gancio destro, ancora una volta Cavassi. Sì, signori, finisce anche il quinto round. Siamo arrivati all'ultimo round di questo primo match che apre il 21esimo Memorial Carlos Duran qui alla Pala Palestre di Ferrara, quello tra Alessandro Cavassi, Angolo Rosso, Box Island e contro Riccardo Crepaldi, Ferrara Box all'angolo blu. Ed è la sesta ed ultima ripresa. Ricordiamo pantaloncino nero e oro, guantone verde per Cavassi, pantaloncino nero e rosso, pantalone e guantone bianco per Crepaldi. Prova l'1-2 Cavassi. Subito bravo qui Crepaldi ad uscire sul sinistro del suo avversario per rientrare con il diretto destro. Tocca con il jab Cavassi, poi ancora gancio sinistro e diretto destro, prova a incrociare con il gancio destro Cavassi. Ancora un buon gancio destro per il pugile all'angolo rosso Cavassi. Incrocia bene il gancio destro qui Crepaldi, preso l'incontro Cavassi. Bene con il montante destro al volto Crepaldi. Bravo qui Crepaldi, si era mosso bene sul jab di Cavassi. Prende a muoversi un pochino di più sulle gambe Crepaldi in questo sesto round. Si abbassano molto, molto i pugili, sia Crepaldi che Cavassi lavorano molto di tronco e di gambe per abbassarsi sui colpi larghi dei propri avversari. Dovrebbero cercare di lavorare un pochino più al corpo, soprattutto perché entrambi tendono molto ad abbassarsi. Prova subito il gancio sinistro Crepaldi sull'attacco di Cavassi, Cavassi sulla corta distanza, poi fa un passo indietro Cavassi, tocca con il gancio destro ancora Cavassi. Bene il gancio sinistro di Cavassi, prova il gancio sinistro ora Crepaldi, bravo Cavassi ad abbassarsi, bene il montante destro di Crepaldi al volto di Cavassi.
Bene, qui il destro ancora di Crepaldi, bel destro per lui in questa occasione. Poi il gancio destro di Cavassi, ancora il gancio destro di Cavassi, il gancio sinistro per Cavassi. 10 secondi alla fine del match, gancio destro per Cavassi, ancora va in attacco Crepaldi e finisce l'incontro, finisce qui il sesto round, finisce qui il primo match di questa serata. Gran bel match tra Alessandro Cavassi e il suo avversario Riccardo Crepaldi. Siamo prossimi alla lettura del verdetto. Allora, pubblico, vi state divertendo sì o no? Sulle mani, pubblico! Fatevi sentire! E più tardi avremo anche il titolo italiano, signori, quindi siamo solo al primo dei tanti match di questa sera e tra poco avremo il verdetto. Un bellissimo Riccardo Crepaldi, più tardi vedremo tra pochissimo chi dei due si aggiudicherà il match. Allora, signori, attendiamo i pugili al centro del ring. Vengono chiamati al centro del ring i due pugili, ricordiamo, all'angolo rosso per la Ferrara Box e Riccardo Crepaldi, all'angolo rosso per la Box Iceland Alessandro Cavassi. Siamo al verdetto tra Alessandro Cavassi e Riccardo Crepaldi. Ai punti vince Alessandro Cavassi! Ed è Alessandro Cavassi a portare a casa il risultato più utile, portando così a 3 le vittorie su altrettanti match. Ci ha provato Riccardo Crepaldi fino all'ultimo, soprattutto nella sesta ripresa. Mi è sembrato sicuramente fare un qualcosina in più rispetto alle riprese precedenti. Riccardo Crepaldi che non riesce a portare a casa la vittoria nel rematch contro l'avversario Alessandro Cavassi. Alessandro Sacchiotto Cavassi. Bene, signori, siamo allora pronti al prossimo match e parliamo di pesi super gallo. Anche qui un match di 6 riprese da 3 minuti ciascuna. Per fare l'arbitro del match è chiamato lui, signor Marco Chiarelli. Un applauso a Marco Chiarelli, arbitro del match. Intanto ringraziamo anche i nostri amici che curano anche la sicurezza dal punto di vista dell'igienizzazione del ring tra un match e l'altro. Credo il signor Abubakar, mi sembra di ricordare, è sempre lei, Abubakar, perfetto. Attenzione, siamo alla presentazione del match. E allora all'angolo rosso, signori, arriva da Milano, precisamente dalla Boxing Team Gladiators. Al suo angolo ha il maestro Salvatore Foglia e Stefano Sirtori. Io direi di fare un grande applauso e farlo entrare insieme a noi. Arriva sul ring Yuri
Cyborg Zanoli. I wake up and chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. Ed ecco che raggiunge l'angolo rosso Yuri Cyborg Zanoli. Applauso Zanoli. Direttamente da Milano, Box Team Gladiators. Yuri Zanoli, lo vedremo a posto in questo match da 6 riprese, vi ricordo i pesi Super Gallo. Lo vedremo a posto all'angolo all'angolo blu, signori. È seguito dal maestro Massimiliano Duran. Da Ferrara, la pugilistica padana, io direi di fare un grande, un forte, un eccezionale applauso a Ahmed Gentleman Obai. Sono stati annunciati i prossimi due fighter sul ring, i prossimi due pugili. All'angolo rosso Yuri Zanoli per la Boxing Team Gladiators, all'angolo blu allora, Ahmed Obaid per la pugilistica padana. E allora Massimiliano Obaid, che abbiamo avuto il piacere di vedere più e più di una volta. Assolutamente sì Alberto, abbiamo avuto l'onore e il piacere di vederlo in più occasioni, l'ultima nel suo ultimo incontro, quello a Frascati e contro Manuel Rizzieri, uscito sconfitto in quel match. Yuri Zanoli. E 6 match all'attivo per lui, di cui 2 vittorie e 4 sono le sconfitte. Ahmed Obaid, 5 sono il totale dei suoi match, di cui una vittoria, un pari e 3 sconfitte. Duran, Massimiliano Duran ce lo ha sempre detto, per i suoi pugili ama incontri difficili e non incontri di comodo, non incontri di casa. Questa sera affronterà, come abbiamo già detto, da Milano, quindi un altro match tutto tra italiani, da Milano Lombardia, Yuri Zanoli. Obaid, pantaloncino bianco, un guantone nero, un guantone bianco per Obaid all'angolo blu e il suo avversario all'angolo rosso. Stranissima colorazione dei guanti. Sì, assolutamente, la prima volta che mi capita di vedere, sì, un pugile con due guanti diversi. Ora poi sarà bello sapere se lo ha fatto per necessità o se è stata una sua decisione. Intanto inizia la prima ripresa. Parte subito all'attacco Zanoli. Bravo qui Obaid, pugile molto tecnico, veloce sulle gambe. E Obaid, entrambi in guardia ortodossa. Ora Obaid guardia mancina per lui. Intanto un buon sinistro per Obaid sull'attacco di Zanoli. Prova il gancio sinistro Zanoli. Prova poi il gancio destro. Bravo Obaid. Ora di nuovo in guardia naturale, in guardia sinistra. Poi di nuovo in guardia mancina il pugile della pugilistica padana. Bene con il jab sull'attacco di Zanoli Obaid. Cambia agevolmente guardia il pugile all'angolo blu, passando poi con movimenti da sinistra a destra e viceversa, non dando mai un punto di riferimento al suo avversario. Ancora con il jab Obaid. Tocca poi con il braccianti, un buon diretto destro qui per Zanoli. Poi prova il diretto sinistro Obaid.
ancora bene con il colpo dietro Obaid, un buon diretto per lui. Bene il gancio destro di Obaid. Categoria super piuma per loro, Obaid che ha affrontato e Mattia Occhinero portando a casa un pari contro Occhinero che questa sera disputerà il titolo italiano proprio della categoria dei pesi super piuma. Intanto un buon gancio sinistro, entrata ancora per Zanoli. Bene il diretto sinistro subito di Obaid, bravo ad abbassarsi qui sul gancio sinistro di Zanoli. Obaid tocca poi con il jab, ancora con il braccio avanti a dar fastidio, però il diretto sinistro arriva, però il diretto destro di Zanoli prima di quello del suo avversario. Tocca bene ancora con il braccio avanti Obaid, prova bene il montante sinistro, poi passa bene sotto il gancio sinistro di Zanoli. Obaid si lavora sulla corta distanza, forse tiene il braccio di Obaid, Zanoli lo lascia, si riprende a boxare. Bene il gancio destro in uscita per Obaid, tocca ancora con il gancio destro, poi prova il diretto sinistro sempre Obaid, bravo qui ancora a muoversi sulle gambe, a mandare a vuoto l'azione d'attacco di Zanoli. Bene il diretto sinistro di Obaid, ancora l'1-2 per Obaid, qui scivola il pugile della pugilistica padana. Tanto pochissimi secondi e arriva il gong della fine della prima ripresa tra Yuri Zanoli e Ahmed Obaid. Bella prima ripresa, iniziata subito forte quella tra Zanoli e Obaid. Vediamo subito, diciamo, dalla impostazione di questo primo round, Zanoli molto più fighter rispetto ad Obaid, che si muove molto bene sulle gambe, cambiando direzione, cambiando spessissimo guardia. Il pugile all'angolo blu e della pugilistica padana non dà mai un punto di riferimento a Zanoli. Zanoli che continua a cercare di arrivare sulla corta distanza per poter esprimere al meglio il suo tipo di pugilato. Bene il montante destro di Zanoli, poi prova il gancio sinistro Obaid, deve tenere la testa alta però Obaid, tocca ancora con il jab, bene con il diretto sinistro Obaid, molto mobile sul tronco il pugile all'angolo blu, buono il destro, il gancio destro ancora per Obaid, di nuovo all'attacco Zanoli, bene con il gancio destro ora Zanoli, anche Obaid andare a bersaglio con lo stesso colpo. Si lavora sulla corta, cortissima distanza tra Obaid e Zanoli. Bene con il braccio avanti Obaid, poi due jab ancora per lui, cerca di legare, bravo Zanoli a lavorare nonostante il tentativo di clinch di Obaid. Bravo qui Zanoli a muoversi, poi il gancio destro ancora di Obaid. Ha evitato bene il sinistro del suo avversario Zanoli, bene poi ancora Obaid con il gancio, buono il movimento sui piedi, sulle gambe, un buon perno per lui che lo toglie da una situazione che può diventare complicata. Tocca ancora con il jab e poi il sinistro, ora un buon destro per Zanoli, a vuoto Zanoli, bene a bersaglio invece Obaid con il braccio avanti. Ancora l'1-2 di Obaid, poi forse abbassa un pochino troppo la testa e gli viene fatto notare anche dall'arbitro, infatti ad Obaid. Ancora con il braccio avanti a dar fastidio il pugile all'angolo blu. Ancora prova con il jab sull'attacco di Zanoli, Obaid.
Bravo ancora qui ad abbassarsi sul gancio sinistro di Zanoli. Obaid, bene il sinistro a bersaglio per lui, a vuoto poi il gancio destro di Zanoli, molto mobile ancora sulle gambe Obaid. Bene il destro per lui, non riesce a chiuderlo Zanoli, sta faticando molto ad accorciare la distanza il pugile della Boxing Team Gladiators. Bravo qui Obaid a togliersi ancora una volta dall'angolo. Tocca ancora con il sinistro Obaid. Bene il gancio sinistro, gancio destro di Zanoli. E arriva anche il gong per questa seconda ripresa. Eh sì, e forte l'applauso anche per Irina, signori, ce l'abbiamo solo noi, la nostra Ringer, Irina. Non deve essere assolutamente facile boxare un pugile come Obaid, che si muove molto sulle gambe. Massimiliano, Obaid e Zanoli più o meno un fisico molto molto simile, è anche un tipo, a mio avviso, un tipo di pugilato molto simile. In questo caso Zanoli ha cambiato completamente modo di boxare, mentre Obaid è rimasto sul suo. E un'altra cosa che ho visto, a mio avviso, è che i record contano poco e niente. Assolutamente sì, Alberto, quello lo diciamo sempre, il record e quello scritto sulla carta conta veramente veramente poco. E Obaid, Obaid, che come hai detto tu Alberto ha continuato a mantenere il suo tipo di pugilato. Zanoli sta faticando molto nel cercare di chiuderlo, non riesce a tagliargli la strada. Obaid cambia direzione in continuazione, molto intelligente, poi quando si sente chiuso lega in modo da non permettere a Zanoli di boxare, come in questo caso qui cerca di legare impedendo a Zanoli di esprimere al meglio il pugilato che vuole fare. Tanto prova con il sinistro Obaid, bravo qui Zanoli con il montante destro, ancora Obaid ad uscire dalle corde. Bene il gancio destro, gancio sinistro di Obaid. Prova ancora il montante destro e il gancio sinistro Zanoli. Tocca bene con il braccio avanti Zanoli sul tentativo di attacco di Obaid. Poi prova ad incrociare il pugile all'angolo blu con il gancio destro e il montante sinistro. Ancora si lavora sulla corta distanza. Forse tiene il braccio di Zanoli, Obaid lascia boxare l'arbitro. Lavora con il braccio avanti molto bene Obaid. Ancora il lavoro sempre con i jab a cercare di non dare modo di partire a Zanoli. Bene il gancio destro qui di Zanoli. Montante sinistro, montante destro ancora per Zanoli, tocca bene con il montante sinistro Zanoli e il gancio sinistro Obaid. Bravo ancora una volta Obaid ad abbassarsi sul gancio sinistro di Zanoli. Si abbassa molto Obaid anche qui in questo caso, secondo me Zanoli dovrebbe cercare di mirare più verso il petto di Obaid, con il fatto che si abbassa magari qualche colpo in più riuscirebbe a portarlo a bersaglio mirando qualche centimetro più in basso rispetto al volto Zanoli. Obaid che sta trovando tanta difficoltà in questo match. E Zanoli. Sì Alberto, in questa terza ripresa sicuramente uno Zanoli che è uscito molto di più rispetto alle due precedenti, anche perché secondo me Obaid
ha rallentato un pochino i movimenti, soprattutto nella prima metà della terza ripresa. Finisce intanto il terzo round, round che secondo me ha visto uscire fuori anche la box di Zanoli. Ricordiamo a tutti quelli che ci stanno guardando diretta YouTube canale FPI Channel e 814 di Sky, 402 del digitale terrestre nazionale e i social di Fighters Life. Fuori i secondi. Inizia al quarto round, subito un attacco Zanoli a cercare di accorciare immediatamente la distanza su Obaid. A vuoto con il gancio destro Zanoli, bravo Obaid sempre a muoversi sulle gambe. Prova ad incrociare il diretto sinistro, prima al volto e poi al corpo Obaid, bravo ancora con un buon perno ad uscire dalle corde. Bravo ancora sempre con il movimento sulle gambe e i colpi con il braccio avanti a non farsi chiudere da Zanoli Obaid. Prova il gancio sinistro Zanoli. Bravo Obaid con il gancio sinistro ancora una volta a riprendere poi la distanza e a mandare a vuoto il gancio del suo avversario. Riprende a muoversi molto bene sulle gambe Obaid, prova a toccare con il jab Zanoli. Bene con il gancio sinistro e poi il gancio destro Obaid. Deve tenere la testa alta Obaid. Gancio sinistro ancora per Obaid, poi bene con il destro, poi il gancio sinistro di Zanoli. Ancora prova il clinch Obaid, prova a legare per interrompere ancora una volta l'azione offensiva di Zanoli. Zanoli che ripresa dopo ripresa sta cercando di emergere sempre, sempre di più. Bene ancora montante destro, gancio sinistro per Obaid, che sta veramente facendo un ottimo match fino a questo momento, il pugile della pugilistica padana. Ancora l'1-2 di Obaid, poi prova Zanoli qui, bravo a farsi indietro sull'attacco del suo avversario. Di nuovo al centro ring Zanoli. Tocca con il diretto destro Obaid. Bene il gancio sinistro di Zanoli, poi si lavora sempre sulla corta distanza. Bel gancio sinistro qui di Zanoli. Bene il gancio destro ancora di Zanoli. Uno due di Obaid e finisce anche questa quinta ripresa. Quarta ripresa, scusate.
Fuori i secondi. È tutto pronto per la quinta ripresa. Bene il sinistro, poi ancora Beno Baid, poi un buon gancio sinistro per Zanoli. Bene, con il gancio sinistro subito Zanoli, a volte poi con il gancio destro. Tocca con i jab Obaid. Gancio sinistro di Zanoli. Gancio destro di Zanoli. Qui bravo Obaid a mandare a vuoto il gancio sinistro del suo avversario. Bel montante destro qui di Zanoli, preso in pieno volto Obaid. Lavora con i montanti al volto dal clinch Obaid, poi cerca di staccarsi, prende la lunga distanza di nuovo il pugile all'angolo blu Obaid. Prova ancora con il gancio destro a fermare i movimenti sulle gambe di Obaid. Zanoli si è vuoto con il gancio destro. Zanoli tocca con il jab Obaid. Bravo qui Obaid a abbassarsi sul gancio sinistro di Zanoli. Ora con il gancio sinistro, questa volta però trova il guantone di Obaid. Zanoli, bene il destro, poi il montante destro di Zanoli, prima il gancio destro di Obaid, poi il montante destro di Zanoli. Ora con il montante al corpo Zanoli, prova il diretto destro Obaid, molto rapido poi a ritornare sempre alto, a rialzarsi in guardia per non dare un bersaglio a Zanoli. Obaid bravo Zanoli con il gancio sinistro ancora una volta a dar fastidio ad Obaid. Bene ancora a destra il gancio per Zanoli. 1-2 di Obaid che può continuare a lavorare con il jab. Prova il gancio sinistro, di poco non trova bersaglio il bersaglio Zanoli. Si lavora ancora sulla corta distanza. Il clinch tra i due, lascia boxare l'arbitro, no, interviene, riallontana i due, non deve. Prova ad incrociare il gancio destro, poi il gancio sinistro di Obaid. Tocca con il jab ancora Obaid. 10 secondi alla fine di questo quinto round. Ancora con il diretto destro Obaid sull'attacco di Zanoli. E finisce anche il quinto round tra Zanoli e Obaid. Fate sentire l'applauso anche per la Rigger Irina. Fuori i secondi. È la sesta ed ultima ripresa. Scappa slacciata per Obaid. Si può iniziare subito l'attacco Zanoli.
si muove molto Obaid in questo sesto round, vuole farsi chiudere, cade il paradenti, credo caduto il paradenti, sì, a uno dei due pugili. Si riprende subito con il round. Ancora in attacco Zanoli. Bene con il diretto destro Obaid. Poi tocca ancora con il jab Obaid. Bene il montante destro di Zanoli sull'attacco di Obaid. Deve tenere la testa alta Obaid. Uno, due di Obaid, poi tocca con il gancio destro Zanoli. Un minuto alla fine di questo incontro tra Yuri Zanoli e Ahmed Obaid. Tocca con il diretto destro Zanoli. Lavora sempre da vicino. 30 secondi neanche alla fine del sesto ed ultimo round tra Yuri Zanoli e Ahmed Obaid. Prova ancora 1-2 Obaid. Bene con il montante sinistro Zanoli. Tocca bene con il destro ancora Zanoli. Il gancio sinistro di Obaid. Cade di nuovo il paradenti a Zanoli, credo. Credo che però sia terminato il round, il match. E infatti finisce qui l'incontro tra Yuri Zanoli e Ahmed The Gentleman Obaid. Gran bel match tra Zanoli e Obaid. Obaid che nelle prime riprese ha sicuramente fatto vedere gran classe, grande tecnica nel suo modo di boxare. Nella terza e nella quarta ripresa secondo me è uscito bene anche fuori Zanoli, e se la sono giocata molto nelle ultime due, a mio avviso. Intanto aspettiamo soltanto per il verdetto dei giudici di gara per vedere chi sarà il vincitore di questo secondo incontro qui al Palapalestre di Ferrara. Ricordiamo 21esimo Memorial Carlos Duran. Ringraziamo anche l'arbitro del match, il signor Marco Chiarelli, grazie. Signor Chiarelli, aspettiamo gli atleti al centro del ring per proclamare il verdetto.
che sembra un po' di difficoltà a togliere i guanti che sono molto molto stretti per gli incontri, di conseguenza c'è un po' di difficoltà, ma adesso ce l'abbiamo anche Yuri al centro del ring. E allora signori, tra Yuri Cyborg Zanoli e Ahmed Gentleman Obaid, ai punti vince Ahmed Gentleman Obaid e vince ai punti questo incontro Ahmed The Gentleman Obaid per la pugilistica padana. Vince così Ahmed Gentleman Obaid, applauso! Gran bel match, complimenti, complimenti ad entrambi i pugili. Complimenti anche a Yuri Zanoli per questo bellissimo match. Ricordiamo che i bei match si fanno sempre in due e questa sera sul ring c'erano due guerrieri, quindi complimenti ad Ahmed Obaid e ancora complimenti anche a Yuri Zanoli. Come detto è il titolo italiano dei pesi più tardi on stage, è un titolo vacante, vuol dire che non c'è al momento un campione, perché il campione è stato delegato per andare a fare il titolo dell'Unione Europea e quindi abbiamo il titolo vacante. Chi dei due si diciamo se vincerà il match sarà il campione, il nuovo campione italiano. E allora direi che possiamo passare al prossimo match. Parliamo signori di pesi medio massimi, 6 riprese da 3 minuti ciascuna. Io non appena il ring è sistemato al 100% farei entrare l'arbitro del prossimo match. Ecco che stiamo igienizzando il ring così come da normativa, direi tutto è pronto. Quanti amici abbiamo da Milano? Fatemi sentire gli amici di Milano, dove sono? Milano! Dove sono gli amici di Ferrara? Abbiamo anche amici di Bologna da qualche parte, ce l'abbiamo Bologna! Dove sono gli amici di Reggio Calabria? Ce li abbiamo, assolutamente sì. Gli amici di Ancona ci sono? Allora veramente una grande riunione. Allora io direi che siamo pronti per il prossimo match, parliamo di pesi medio-massimi, facciamo entrare l'arbitro, il signor Marco Moscardelli. Buonasera signor Moscardelli. E adesso signori, all'angolo rosso, arriva da Reggio Calabria, Team Box Bartolo. Al suo angolo il maestro Antonio Bartolo. Facciamo un forte applauso, signori, per Francesco Arena! Ed eccolo che arriva, si sta avvicinando al suo angolo rosso, signori. L'applauso per Francesco Arena. Applauso signori, Francesco Arena. E allora Francesco Arena all'angolo rosso, lo vedremo opposto all'angolo blu, da Ferrara, pugilistica padana, allenato dal maestro Massimiliano Duran. Signori, è forte l'applauso per Domenico The Punisher Bentivogli. Yeah.
Aspetta, non sono pronto ancora. Guardo ancora l'etichetta. Non so andare in bicicletta o fare i 100 all'ora. Ma i corsi. Eccolo che arriva, signori. Eccolo che arriva, si avvicina al ring. Domenico. Ed ecco, signori, Domenico Zofanesce Fetivoli. Allora, signori, all'angolo rosso abbiamo Reggio Calabria Team Box Bartolo, il maestro Antonio Bartolo, lui indossa calzoncini bianchi e neri. Terzo match di serata. Massimiliano Francesco Arena contro Domenico Bentivogli. Ebbene sì, Alberto, Francesco Arena da Reggio Calabria, Italia, 0-2 incontri per lui, 2 sconfitte per il suo avversario, 7 match all'attivo, 2 sono le vittorie, 5 le sconfitte da Galliera Emilia Romagna, Domenico Bentivogli. Serie di prese, breve Irina, la prima tra pochissimo. Categoria massimi leggeri, se non erro, quella di tra Francesco Arena e Domenico Bentivogli. Quindi match sicuramente un match duro per entrambi. Incontri di questo peso che sono imprevedibili, possono finire in qualsiasi momento. Tanto inizia il primo round. Francesco Arena, pantaloncino nero e argento, guantoni rossi bordeaux per lui. Pantaloncino bianco e oro invece per Domenico Bentivogli, anche per lui guantoni rossi bordeaux. Entrambi in guardia ortodossa, ovvero braccio e gamba sinistra avanti. Bentivogli sembra avere un allungo maggiore rispetto al suo avversario, rispetto ad Arena. Se riuscirà a sfruttare al meglio questo allungo maggiore, fino a questo momento pare che lo stia utilizzando Bentivogli, lavorando molto con il jab dalla lunga distanza. Qui prova Arena prima con il sinistro, poi con il gancio destro ad accorciare un pochino la distanza su Bentivogli. Tocca ancora con il jab Bentivogli, molto rapido con il braccio avanti, prova ancora con il gancio sinistro il pugile all'angolo blu. Prova il montante sinistro, il gancio destro Arena. Quasi preso in controtempo, diciamo così, Domenico Bentivogli. Prova ancora il gancio sinistro Arena. Stava cadendo il paradenti a Bentivogli. Ancora con il braccio avanti a cercare di non concedere la corta distanza ad Arena, che arriva bene a bersaglio con il braccio avanti questa volta, il pugile all'angolo rosso. Prova il diretto a destro Bentivogli, poi cerca di legare in clinch, prova il montante destro della corta distanza al volto Arena. Corta distanza, lega in clinch, poi si riallontanano da soli senza l'intervento dell'arbitro Arena e Bentivogli. Tocca ancora con il jab Bentivogli.
sempre il lavoro con il braccio avanti per Bentivogli, che si muove molto, molto abile ed agile sulle gambe, il pugile della pugilistica padana. Prova il gancio destro, buon diretto destro qui da parte di Arena, arrivato proprio sul gong finale di questa prima ripresa. Prima ripresa, Bentivogli che ha sfruttato sicuramente un allungo maggiore rispetto al suo avversario Francesco Arena. Arena che nelle poche occasioni che è riuscito ad accorciare la distanza ha provato in più occasioni a portare i colpi a bersaglio, come in questo caso qui cerca ancora di attaccare Arena. Un buon gancio destro di Arena, bene poi il gancio sinistro anche di Bentivogli. Arena sa che per riuscire a fare un qualcosa in più rispetto alla ripresa precedente deve assolutamente accorciare la distanza su un abilissimo e velocissimo Bentivogli, nonostante la categoria di peso, molto abile e rapido sia con le braccia che con le gambe Bentivogli. Qui tocca ancora bene con il gancio sinistro proprio lui, Bentivogli. Prova ancora sempre con il jab, però il gancio sinistro, montante destro, gancio sinistro a vuoto per Arena. Bravissimo Bentivogli a muoversi sul tronco e togliersi da lì. Trova ancora il bersaglio con il gancio destro Arena, Bentivogli che deve, non deve tenere il braccio avanti fermo e teso. Ancora con i jab Bentivogli. Ancora il jab di Bentivogli, poi a vuoto i due ganci destri da parte di Arena. A vuoto il gancio sinistro ancora di Arena, bravo Bentivogli ad abbassarsi. Momento di stallo tra i due, prova il montante destro e il montante sinistro Arena, bravo ancora Bentivogli ad abbassarsi sul gancio sinistro del suo avversario. Tocca ancora con il gancio sinistro, sempre Bentivogli che continua a muoversi molto molto abilmente sulle gambe. Tocca con il gancio destro Arena che continua a cercare di accorciare la distanza, però il montante destro e il gancio sinistro ancora Arena. Si lavora da vicino il gancio sinistro di Bentivogli, il gancio destro di Arena. Tiene forse un pochino la testa bassa di Arena, Bentivogli con il braccio sinistro. Comunque lascia lavorare l'arbitro i due. Tocca con il jab, colpo non convintissimo quello di Bentivogli, ma comunque a bersaglio. Finisce anche qui il secondo round. Bentivogli angolo blu e Arena angolo rosso.
Fuori i secondi. Vengono inviati a scendere i due angoli, i rispettivi angoli, per riprendere con il terzo round. Ricordiamo anche questo match si disputerà sulla lunghezza di 6 riprese da 3 minuti. Prova il gancio destro Arena, bravo ancora, sempre Bentivogli a togliersi da lì. Lavora con i jab Bentivogli, si muove molto bene sul tronco Arena, cerca di accorciare la distanza, contante destro e gancio sinistro a vuoto, tocca con il gancio destro, ancora un gancio destro di Bentivogli. Poi il gancio sinistro sempre per Bentivogli, ora parte alla carica, anche un pochino sull'onda dell'entusiasmo per i colpi andati a bersaglio. Non deve colpire dietro la nuca Bentivogli. Bel gancio destro di Arena, poi il gancio destro di Bentivogli, continua ad andare in attacco Arena, ancora una volta forse colpito dietro la nuca Arena, arriva credo il richiamo, no, non arriva il richiamo ufficiale per Bentivogli, ero stato ingannato dal fatto che era stato mandato all'angolo neutro il pugile all'angolo rosso Francesco Arena. Lavora comunque con i colpi dritti dall'angolo blu Bentivogli. Prova il montante destro Arena, si muove bene sul jab del suo avversario, il pugile all'angolo rosso, ancora due montanti per lui, colpi che però vanno a finire sulle braccia di Bentivogli. Tocca con il jab Arena, bene il gancio destro di Bentivogli, tocca ancora con il jab, ancora un buon jab per Bentivogli, continua ad andare avanti Arena. Deve cercare forse di tagliare la strada a Bentivogli, il pugile all'angolo rosso, non correre dietro a Bentivogli. Momento di stallo tra i due. Prova il gancio destro, il montante sinistro, ancora il gancio destro Arena, cerca di legare in clinch Bentivogli. La risposta poi con il gancio destro per il pugile della pugilistica padana, cade il paradenti a Bentivogli. Si riprende con il round. Prova il gancio sinistro, gancio destro, qui scivola soltanto Bentivogli. A vuoto il gancio sinistro di Arena. Ancora il gancio sinistro di Arena. L'1-2 di Bentivogli. Tocca con il jab Arena. Bene il gancio destro, gancio sinistro di Arena. Gancio destro ancora per lui. Bene all'attacco qui Arena. Non deve colpire dietro la nuca il pugile all'angolo rosso. Finisce anche il terzo round. Fuori i secondi.
Inizia il quarto round, ricordiamo angolo rosso Francesco Arena, angolo blu Domenico Bentivogli. Bravo Arena a muoversi sui jab di Bentivogli, a vuoto di due ganci per lui. All'attacco ancora Arena, prova ancora il gancio destro, Arena caricato in questa ripresa, molto carico, si lancia subito dentro a cercare la corta distanza con su Bentivogli. Prova il diretto destro ora Bentivogli. Bene il montante destro al mento, al volto per Bentivogli. Ancora prova con il gancio sinistro doppiato, il gancio sinistro di Arena. Prova con il braccio avanti, ora guardia mancina il pugile all'angolo rosso. Prova il gancio sinistro, bene Arena, lo prova e lo trova. Cade il paradenti, questa volta credo a Francesco Arena. Subito all'attacco Arena. Prova il montante destro e il gancio sinistro Francesco Arena. Lavora bene con i jab Bentivogli. Si lamenta forse per un colpo subito con la testa Bentivogli. Bloccano il match per la testata subita da Domenico Bentivogli. Credo che ora si andrà alla lettura dei cartellini sulle riprese precedenti. Caro Alberto, credo che venga valutata come testata accidentale. C'è l'interruzione per ferita, ma il verdetto verrà dato ai punti in funzione del fatto che abbiamo superato la quarta ripresa. Ferita vistosa, sì, ferita sull'arcata sopraccigliare sinistra di Bentivogli. Come detto, il verdetto verrà dato ai punti in funzione dei cartellini al momento della ferita, quindi la ferita che interrompe il match ma non l'andamento stesso del match. Facciamo un applauso a entrambi, Francesco Arena e Domenico Bentivogli, due gladiatori. Teniamo i pugili al centro del ring per il verdetto.
fatemi sentire gli amici di Domenico Bentivogli. Non vi sento, dove siete? E allora signori, siamo prossimi alla lettura del verdetto. Attendiamo i pugni del centro del ring. Vorrei sentire un bel applauso anche per Francesco Arena. Pausa l'applauso signori, arriva da Reggio Calabria Francesco Arena. Ed eccoli signori, pugili al centro del ring. Applauso per Domenico Bentivogli. Vengono chiamati al centro del ring i due pugili, Domenico Bentivogli e Francesco Arena. Match interrotto alla quarta ripresa per ferita. Ai punti vince Domenico, e vince ai punti all'angolo blu per la pugilistica padana Domenico Bentivogli. Un applauso anche a Francesco Arena. Secondo me Francesco Arena un pochino sfortunato è stato nell'interrompere il match e per l'introduzione del match, perché stava uscendo fuori ripresa dopo ripresa. E Francesco Arena, peccato per questo match, per averlo interrotto così alla quarta ripresa, ricordiamo, per una testata accidentale da parte di Francesco Arena ai danni di Domenico Bentivogli. Insieme a noi c'è l'assessore Andrea Maggi, l'assessore dello sport del Comune di Ferrara. E allora Massimiliano, è un onore per noi, lo abbiamo visto prima all'angolo nella prima parte del Memorial Duran, ora lo abbiamo qui tutto per noi. 5 titoli italiani, 3 titoli intercontinentali, 2 titoli europei, sfidante al mondiale IBF. Abbiamo l'onore di avere ai nostri microfoni, con 31 vittorie, una sconfitta e due pari, Alberto Servidei. Buona serata e buon pugilato a tutti. Allora Alberto, bellissima serata, questo 21esimo Memorial Duran. Sì, questo è il Memorial Carlos Duran e Massimiliano ha fatto come sempre le cose in grande, ma quest'anno si è superato dopo, diciamo, 2 anni difficili, come sappiamo tutti, e ha organizzato una serata fantastica, tanto pubblico, tutti incontri estremamente equilibrati e difficili, però questo è il sale del pugilato, è quello che piace al pubblico, per cui grande merito a lui. E soprattutto, permettimi caro Alberto, credo che poi quando si creano sfide tra pugili italiani, anche se i record sono un po' negativi, diciamola così, c'è sempre grande sfida sul quadrato. Senza dubbio, perché infatti abbiamo visto tutti incontri estremamente difficili, però sono quelli che alla fine fanno rimanere col fiato sospeso e sono quelli che piacciono al pubblico. Perciò diciamo che questo è quello che vuole la gente, vuole lo spettacolo. Quando gli incontri sono equilibrati lo spettacolo è assicurato. Sono pienamente d'accordo con te, dicevamo in apertura, una famiglia, quella Duran, che detiene penso il record di titoli vinti e titoli partecipati, a cui hanno partecipato il papà Carlos, Juan Carlos Duran, i figli Alessandro e Momo. Sono veramente l'elite del pugilato italiano e a questo punto anche mondiale. È la famiglia del pugilato e poi abbiamo tralasciato la mamma Augusta, che non si perde un incontro da sempre, è sempre a bordo ring è una famiglia del pugilato e è una grossa cultura del pugilato italiano. Senti, l'importanza del titolo italiano questa serata culminerà come main event il titolo italiano tra Mattia Musacchi e Mattia Occhinero, titolo italiano
la nostra effigie, rappresenta il nostro movimento. Quanto è importante rivalutarlo anche a livello mediatico? Beh, il titolo italiano secondo me deve essere un punto di partenza. È fondamentale che un pugile, prima di imporsi in campo internazionale, passi dal titolo italiano. Bisogna farlo. Non si può pensare di andare fuori confine quando non si affrontano i campanili vicino a casa, per cui il titolo italiano è un titolo di cui bisogna andare estremamente orgogliosi, e soprattutto quello di questa sera sarà un titolo veramente incerto, 1-2x. Sono d'accordissimo con te, anche perché Musacchi ci ha detto nelle interviste pre-titolo, pre-match, che si era naturalmente preparato per un pugilato completamente differente da quello di Occhi Nero, perché Tassi sappiamo bene che è un pugile molto 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 tecnico. Sì, poi Mancino, per cui comunque sarà sicuramente preparato. È una rivincita, perché i due pugili si sono già affrontati un anno fa. Si erano già affrontati, verdetto un po' incerto, lo ha confermato anche Mattia Occhinero con grande umiltà, ha detto che il pari ci poteva stare, ha vinto in quell'occasione Occhinero, però con molta umiltà il ragazzo ha detto può darsi pure che un pari ci poteva stare, quindi stasera ci sarà un rematch per un titolo prestigiosissimo. Questo gli fa onore, perché è un ragazzo che molto umile come ragazzo. Questo gli fa onore. Io penso che Musacchi sarà preparatissimo a combattere davanti a tanta gente nella sua città, fare un titolo italiano in casa è una grossa occasione. Occhio Nero, anche lui, se è venuto a combattere, sarà pronto e convinto di vincere. Per cui sarà un match estremamente gradevole. E intanto, prima del main event di serata, abbiamo Francesco Zito, procuratore Michele Delle Fave, maestro Massimo Brognara, scuderia Delle Fave. All'angolo invece di Nicola Cristofori abbiamo il grande Momo Duran. E allora disturbiamo il grande Alberto Servidei per questa telecronaca con noi. Ti ringraziamo naturalmente per esserti seduto qui al nostro fianco. Incontro estremamente bellissimo, incontro interessante. Adesso si sale di livello. Sono due pugili dalle caratteristiche simili. Io conosco molto bene Cristofori, perché ho seguito tutta la sua carriera da dilettante. È un pugile estremamente svelto di gambe. La sua forza è la scelta di tempo, il colpo d'occhio. E Zito è un pugile anche lui che ha caratteristiche simili, e forse è un po' più poliedrico, e quindi sarà anche questo è un incontro estremamente incerto, e assisteremo a un incontro veramente spettacolare. Siamo pronti, lasciamo parola a Ringhausen. Nel 2018-2019 indossa calzoncini bianchi con banda oro, allenato dal maestro Massimiliano Duran e assistito da Nico Bonazza e da Romano Becchetti. Signori, è forte l'applauso per Nicola e il Drago Cristofori! Sei riprese da 3 minuti ciascuna, buon match! E siamo arrivati al quarto match professionisti di questa seconda parte del 21esimo Memorial Carlo Duran. All'angolo rosso Luigi Francesco Zito per contro di lui all'angolo blu invece Nicola Cristofori, 13 vittorie per lui, della quale per KO, 3 sono le sconfitte, 2 i pari. Già campione italiano dei pesi welter Nicola Cristofori,
Luigi Francesco Zito, sono 6 i match, 2 le vittorie, 1 sconfitta, 3 pareggi. Sì, ricordiamo che Cristofori ha combattuto, è stato già campione d'Italia e ha combattuto anche in manifestazioni importanti, in match molto, molto difficili dove si è sempre comportato bene. Tanto è iniziato il match, prende subito il centro del ring Zito in pantaloncino bianco e nero, guantone nero per lui. All'angolo opposto pantaloncino bianco e oro, guantoni oro per Cristofori. Guardia mancina per Cristofori, guardia ortodossa per Zito. Caratteristiche fisiche molto simili, alti più o meno uguali Zito e Cristofori. Zito predilige la corta distanza, almeno è quello che vediamo da questo inizio di prima ripresa, sempre all'attacco. Prova il gancio destro, si chiude molto bene in guardia Cristofori. Molto accorto in difesa, sta cercando di contrattaccare e Zito è al centro ring e cerca di fare il ritmo al combattimento. Qui prova ad incrociare con il destro, poi il gancio sinistro ancora di Zito. Ancora con il gancio destro, poi prova il montante sinistro al volto Cristofori. Bravo Zito a togliersi da lì. Prova bene qui due jab, poi il diretto sinistro Cristofori, un po' l'ABC del pugilato, ma come diciamo le cose semplici poi sono sempre le più efficaci. Incontro che è subito entrato nel vivo, non ci sono state grosse fasi di studio. No, assolutamente, Zito è partito subito all'attacco, accendendo subito gli animi del match, dando ritmo a questa prima ripresa. Qui bravo Cristofori a muoversi sul diretto destro di Zito. Il clinch tra i due, interviene l'arbitro per riportare a distanza. Deve ascoltare l'arbitro Zito. Prova ancora l'1-2 Cristofori, ben avversario con il diretto sinistro. Prova il gancio sinistro doppiato poi dal diretto ancora Cristofori. Poi forse una piccola spinta da parte del pugile della pugilistica padana. Finisce il primo round tra Cristofori e Zito. Il match, come dicevi tu, subito partito con gli animi caldi e Zito ha subito cercato di dare un gran ritmo alla prima ripresa, prendendo subito il centro del ring e lavorando sulla corta distanza. Cristofori ha lavorato molto bene in difesa, è rimasto molto chiuso cercando di lavorare spesso e volentieri di contrattacco sui colpi del proprio avversario. Una buona prima ripresa sia da una parte che dall'altra. Esattamente, ripresa molto equilibrata dove Zito ha tenuto l'iniziativa. Ora bisognerebbe vedere se Zito riuscirà a tenere questo ritmo per tutte e sei le riprese. Ritmo molto alto quello dato da Zito in questo primo round. Fuori Cristofori i secondi. Subito pronto per ripartire. Tanta esperienza in più per Cristofori sul quadrato. E si inizia con il secondo round. Di nuovo a prendere il centro del ring Zito. Cristofori che lavora molto bene sulla lunga distanza, cambia direzione da sinistra a destra per non dare un bersaglio fisso al suo avversario. Qui bravo a portare subito il montante sinistro sull'attacco di Zito. Cristofori prova ad incrociare bene qui Cristofori e Zito. Bene il lavoro con il montante sinistro e il gancio destro per Cristofori. Diciamo che in questa fase iniziale una leggera precisione in più da parte di Cristofori. Sì, colpi sicuramente meno numerosi, meno volume di colpi per Cristofori, ma più precisi, più portati a bersaglio. Quelli per il pugile all'angolo blu, intanto bene ancora con il diretto sinistro qui per Cristofori, poi il clinch tra i due, ancora l'arbitro per riportare la distanza per boxare. Lavora bene con il jab dalla lunga distanza Cristofori ad interrompere le azioni di Zito sul nascere. Ancora bene con il braccio avanti Cristofori,
prova il diretto destro Zito, non trova però il bersaglio, ancora bene con il lavoro al corpo per Cristofori. Bene qui il diretto destro di Zito, poi il diretto sinistro di Cristofori, ancora prova con il destro Zito. Ora Cristofori ha preso leggermente il centro del ring. Bene con il montante sinistro, tocca ancora con il diretto sinistro Cristofori sull'attacco di Zito, qui non trova il bersaglio, bravo il bravo Zito ad abbassarsi sul sinistro del suo avversario. Ancora l'attacco Zito, forse colpi troppo isolati quelli di Zito sulla media corta distanza che permettono a Cristofori di uscire bene dalle corde. Qui bene doppiato il montante sinistro e il gancio sinistro per Cristofori. Sembra che in questa ripresa Cristofori ha trovato la distanza col suo diretto sinistro da mancino, con un pericoloso Zito che comunque si propone sempre all'attacco. Tanto ancora un buon sinistro qui per Cristofori sull'attacco di Zito. Bel montante sinistro di Cristofori. Poco più di 10 secondi alla fine di questo secondo round, intanto è entrato un altro buon diretto per Cristofori, sempre sull'attacco di Zito. Bene ancora qui, montante sinistro al volto e gancio destro per Cristofori. È un bellissimo match, signori! Con lo scambio tra Zito e Cristofori in questa seconda ripresa abbiamo potuto vederli grazie ai replay. Fuori i secondi. Ottima scherba pugilistica di entrambi i pugili. Sì. E siamo decisamente saliti di livello. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Mi trovi pienamente d'accordo con questo. E l'arbitro non è ancora intervenuto. No, forse solo una volta. Tanto riprende la terza ripresa. Ora vediamo un'ottima fase difensiva di Cristofori con un Zito sempre pericoloso in attacco. Sì, Zito che sembra essere anche discretamente potente quando porta i colpi a bersaglio. Cristofori che si copre molto, molto bene. Qui bravo ad uscire ancora da una situazione che poteva diventare pericolosa. Con un buon montante sinistro di Cristofori in uscita. Qui tocca bene con il gancio sinistro Zito. Ecco, qui Zito ha preso decisamente il centro del ring e sta costruendo il round. Sì, sta costruendo buona azione, è andato a bersaglio già in qualche occasione con un buon diretto destro, con il gancio sinistro. Qui si lavora ancora sulla media corta distanza, prova ad accorciare un pochino Zito, bravo Cristofori qui ad abbassarsi sul gancio sinistro del suo avversario. A dimostrazione che questa serata non c'è un incontro a senso unico. No, poi noi lo diciamo sempre, a Duran non ha mai accettato un match di comodo, anzi tante volte accetta anche match con il 60-40 a suo svantaggio. E questo gli fa onore perché innanzitutto fa crescere il pugilato, perché quando, lo abbiamo detto anche prima, quando sul ring ci sono match veri riavvicini anche il pubblico al pugilato e poi fa crescere il pugile. Certo, ottimo diretto sinistro di Cristofori e Zito sempre in avanti a aumentare il ritmo del combattimento.
Sì, Zito che sembra essere anche un ottimo incassatore, perché ha preso qualche bel colpo anche d'incontro, ma continua ad andare avanti, non si ferma di certo. Qui a vuoto con il gancio sinistro, bravo Cristofori con il movimento sulle gambe a togliersi dall'angolo. Beh, Cristofori è molto abile in fase difensiva. Ma Zito non si dà mai per perso, perché no, è costantemente alla ricerca dell'avversario. È sempre lì, è sempre sulla corta distanza, sempre vicino. Intanto prova ancora con il gancio destro, questa volta però trova il braccio alto, la guardia alta di Cristofori. Zito, difesa braccia e spalla. Prova il diretto sinistro ancora Cristofori. Intanto pochi secondi, ancora un buon montante sinistro di Cristofori sull'attacco di Zito. E finisce anche il terzo round. Ricordiamo, angolo rosso Luigi Francesco Zito, angolo blu Nicola Cristofori. Claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, molto brava anche la nostra ring woman Irina. We keep on coming while we running for your juice. Steady gonna keep on busting at the boots. You know the rules. Little Caesar, go ask your homie how I leave you. Cut your young ass. E ci avviciniamo sempre di più al main event di questa serata. Ricordiamo, titolo italiano pesi super piuma Mattia Occhinero e Mattia Musacchi. Fuori i secondi. Tutto pronto per questa quarta ripresa. Siamo già alla quarta ripresa in un incontro molto piacevole. Sì, infatti sono volate 4 riprese che sono volate. 3 riprese, siamo arrivati ora alla quarta. È un incontro molto tecnico e molto gradevole. Prova il gancio destro Zito, bravo Cristofori a non farsi trovare. Prova con il gancio sinistro con Zito. Il diretto destro per Zito ancora, poi a vuoto nel finale dell'azione d'attacco, bravo Cristofori a togliersi dalle corde. Bene qui con il sinistro, ancora bravo Cristofori a muoversi sul tronco e sulle gambe. Prova con i colpi larghi, i due ganci, prima il sinistro poi il destro, Zito non trova però il bersaglio. Bene qui Cristofori, bella azione sotto, bersaglio grande e poi al volto. Bene, ancora con il montante sinistro Cristofori. Leggermente più rapido di braccia Cristofori. Lavora molto bene di rimessa Cristofori. E Zito sempre all'attacco. Bene, qui che montante sinistro di Cristofori sull'attacco sempre di Zito. Interviene l'arbitro per riportare la distanza per boxare tra i due avversari. Prova ancora con il montante sinistro Cristofori, bravo a togliersi ancora dalle corde con un buon movimento sulle gambe. Bel montante sinistro ancora. Questo montante sinistro gli sta dando molte soddisfazioni. Sì, si abbassa molto, cerca sempre di incrociare con quel sinistro Zito, quindi si abbassa molto e Cristofori l'ha capito. Porta sempre quel montante sinistro e gli sta dando soddisfazioni, come hai detto tu. Prova con il diretto sinistro, colpo poco convinto quello di Cristofori in questa occasione. Sì, Cristofori predilige una box di rimessa. Sì, lavora molto bene con il para e mena, si chiude come tocca il braccio, qui ancora un buon montante sinistro. Bel gancio destro qui è entrato per Zito. Ottimo poi, gancio destro. Poi il gancio sinistro ancora di Cristofori sul montante destro di Zito. 20 secondi alla fine anche di questo quarto round, il clinch tra i due, interviene l'arbitro, deve tenere la testa alta Zito. Bel diretto destro ancora. Diretto destro. Potentissimo.
Un buon diretto destro qui di Zito. Sì signori, è un bel match. Fate sentire l'applauso Ferrari. Sono volate le prime quattro riprese, gran bel match, stiamo vedendo sul ring il classico duello, l'eterna rivalità tra il fighter e il tecnico sul ring. Stanno comportando secondo me molto bene entrambi, stanno cercando di far valere il più possibile la propria box, il proprio tipo di boxare. Intanto inizia il quinto round, la quinta ripresa. Ricordiamo angolo rosso Francesco Zito, angolo blu e Cristofori. Diciamo che Zito si è leggermente snaturato perché anche lui predilige un pugilato di rimessa. Però in questo incontro sta cercando di fare tutta una fase d'attacco. Sì, credo che lo abbiano proprio studiato come tipo per affrontare il match. Cristofori secondo me più rapido di Zito, forse anche un movimento migliore sulle gambe e sul tronco. Credo che dalla lunga media distanza Cristofori abbia avuto la meglio su Zito. Sì, lo penso anch'io, per il momento vedo Cristofori un paio di punti avanti almeno, mi espongo. Tanto prova il destro Zito, lavora ancora con il braccio avanti Cristofori, bel gancio sinistro di Cristofori sull'attacco di Zito. Comunque chi dei due vincerà questo incontro merita una chance per il tricolore. Sì, ottimo. Credo che però è arrivato sullo stop il sì. Gancio di Zito. Sono due ottimi atleti che stanno dando vita a un combattimento estremamente spettacolare. Sì, poi lo diciamo sempre che il record sulla carta è sempre bugiardo, perché Zito è nettamente sfavorito sulla carta contro Cristofori, soltanto due le vittorie su sei match. Sì, però ha fatto un match molto difficili e veri. Esatto. Ha sempre affrontato avversari con il record positivo, Zito, mai match di comodo. E sta disputando un'ottima ripresa. Sì. Vuoto qui con il gancio destro Zito. Bravo ancora Cristofori a non dar bersaglio, mai un bersaglio fisso a Zito. Bravo qui ad abbassarsi sul gancio sinistro del suo avversario. Beh, l'abilità difensiva di Cristofori contiene gli attacchi incessanti di Zito. Sì, un ottimo tempismo. Che comunque ha fatto un round veramente di altissimo livello. Perché... Sì. Ma non è neanche facile contenere per 5 riprese uno Zito così sempre all'attacco. Sicuramente una grande preparazione atletica sia per Zito che per Cristofori, perché un grande dispendio di energie per affrontare 5 riprese fino a questo momento sempre a 100 all'ora. E siamo all'ultimo giro. Siamo all'ultimo round, esatto. E un po' di incertezza ce l'abbiamo. Sì. Io penso che ci sia un leggero vantaggio ancora di Cristofori. Sì, forse una ripresa in più per Cristofori. E Zito dovrà faticare in quest'ultimo round. Io credo che sarà un round... Secondo me questo è round determinante per tutto il match.
sarà, la penso anch'io così, e sarà un round estremamente intenso dove tutti, entrambi i pugili daranno il massimo. Lo credo anch'io. Intanto inizia la sesta ed ultima ripresa. Bello l'abbraccio prima dell'inizio del round tra Cristofori e Zito. Bene ancora con il montante sinistro sull'attacco di Zito Cristofori. Quindi poco a vuoto, tocca bene con il gancio destro Zito. Bene ancora il lavoro con il montante di Cristofori, si lavora ancora sulla corta distanza, vuoto con il gancio sinistro Zito. Ancora prova il montante sinistro, questa volta non a bersaglio Cristofori. Gancio destro di Zito a vuoto poi con i ganci larghi. Ancora bene il montante sinistro, arriva un buon gancio sinistro per Zito, si chiude bene in guardia Cristofori, prova con il montante sinistro. Bellissimi scambi, incontro estremamente gradevole. Sì. Un match quasi da titolo. Beh sì, direi proprio di sì. Sono d'accordo con voi, secondo me è un match che non avrebbe sfigurato come titolo italiano. Tocca bene con il gancio sinistro qui Zito, ancora bene Cristofori con i colpi al bersaglio grande, al corpo, con i montanti. Forse era un incontro che sulle 8 riprese sarebbe stato più vero. Sì. Forse, non so se sarebbe stato così alto il ritmo fin dall'inizio sulle 8 riprese. E, però sì, forse match che sulle 8 riprese avrebbe lasciato un qualcosina in più. Questo round è estremamente equilibrato. Questo finale di diretto adesso qui di Zito sull'attacco di Cristofori. Non in questo finale di ripresa Zito sembra leggermente stanco. Ma non c'è colpo che non abbia risposta, comunque sia. Sì. Secondo me Cristofori in questa ripresa sta sbagliando l'atteggiamento, si è messo a scambiare, ha accettato forse lo scambio sulla corta distanza rischiando anche un qualcosina di troppo, aveva fatto per 5 riprese il suo tenendo a bada diciamo uno scatenato Zito, poi in questo testo round almeno nella prima parte ha accettato lo scambio, ha preso qualche colpo importante da parte di Zito. Tocca bene con il sinistro, bravo poi Cristofori ancora una volta quando riprende a muoversi sul tronco e sulle gambe. Cristofori tocca bene con il gancio sinistro intanto Zito. Sesta ripresa che è volata, già 10 secondi alla fine del round, alla fine dell'incontro. Bene il destro ancora di Zito, finisce qui il sesto ed ultimo round, finisce l'incontro che tra match. Luigi Francesco Zito e Nicola Cristofori, che match! Solo questo vale il prezzo del biglietto, caro Alberto. Senza dubbio, è stato un incontro estremamente gradevole, due pugili veramente ben preparati e bravi tecnicamente. Incontro estremamente equilibrato, dove da un mio punto di vista tecnico ha prevalso leggermente la precisione di Cristofori. E staremo a vedere cosa ne pensano i giudici. Voglio fare i complimenti anche agli angoli, perché se due ragazzi sono così preparati significa che anche gli angoli lavorano molto bene. Beh, senza dubbio, agli angoli abbiamo dei maestri importanti e quindi i pugili erano estremamente preparati e pronti per quello che può valere una semifinale a un campionato italiano. Ora attendiamo con un filo di suspense il verdetto. Sì. È stato un bellissimo match, signori, quello tra Francesco Zito e Nicola Cristofori. Facciamo loro un grande applauso. Sono al centro del ring. E allora signori, siamo alla lettura del verdetto tra Francesco Luigi Zito
e Nicola il Drago Cristofori. Ai punti vince Nicola e il Drago Cristofori. Gran bel match per Nicola Cristofori e Francesco Luigi Zito. Io voglio fare i miei complimenti ad entrambi i pugili, perché hanno dato vita ad un match che è volato via velocemente, non è stato assolutamente pesante da vedere. Merito dei due pugili, e poi quando sul ring escono fuori bei match è sempre grazie ad entrambi, perché i bei match si fanno in due. Due ottimi pugili che hanno onorato questa serata. E io penso che sentiremo parlare di entrambi, perché sono veramente due gran bei pugili. Prima del quale però assolutamente sì, io voglio fare i miei complimenti a Zito per aver accettato comunque un match che sulla carta era improponibile, un match complicatissimo per lui. Ricordiamo Nicola, già campione italiano, e ha calcato palcoscenici importanti, e Zito diciamo è agli inizi ancora, quindi tanto merito a lui, perché non tutti i pugili hanno il cuore e il coraggio di affrontare match del genere contro avversari così. E sicuramente questo incontro gli servirà come bagaglio di esperienza per i prossimi importanti traguardi, obiettivi che lui avrà. Un punto di partenza a mio avviso per grandi obiettivi. Beh, certo, confrontarsi alla pari con un pugile come Cristofori gli deve dare un punto di forza. Sì, assolutamente sì, lo credo anch'io, poi soprattutto in un pugilato dove oggi forse l'apparire è più dell'essere, tutti che cercano questi record un pochino costruiti. Io voglio rifare ancora una volta i miei complimenti a Zito per aver accettato un match così. Senza dubbio, grandissimo incontro, grandissimo spettacolo, un applauso a entrambi gli atleti. Sì, assolutamente, anche un complimenti a Cristofori per aver fatto un match impeccabile. E secondo me, ecco, forse ha sbagliato un qualcosina nell'ultima ripresa, ha concesso forse un qualcosina di troppo nell'ultimo round, ma 5 riprese per me impeccabili per Cristofori. Sì, è stato molto bravo in fase difensiva. Beh, lui è abilissimo nella fase di spalle, alle corde, e magari l'ultimo round di fronte al pubblico di casa, esatto, forse ha voluto strafare. Sì, diciamo che ci sta davanti al pubblico di casa, come hai detto tu, magari dare anche, esce un pochino anche magari l'orgoglio, ok, vuoi fare a pugni, facciamo un po' pugni, facciamo divertire il pubblico. Sì, bene, è valso anche dello spettacolo. Sì, bravissimo. Spesso in giro a presentare eventi, no? La mia domanda è questa: quando potremo lavorare insieme, magari una serata? Spero molto presto. Sicuramente. Allora Carlotta, trattieniti un attimo con noi, perché abbiamo dei campioni, io vorrei chiamarli qua insieme a noi. Allora comincerei da Gianni Gelli, già campione italiano. Dove sei Gianni? Un applauso a Gianni Gelli. E credo che ora chiameranno. Un applauso, signori, campione italiano Gianni Gelli, applauso. Però dovevi salutare me, Gianni. Vabbè, come al solito, Gianni. Diamo un attimo il microfono a Gianni. Come stai vedendo i match, Gianni, questa sera? Come li stai vedendo i match? Una bellissima serata, i pugili meritano, e dunque l'applauso va bene. Assolutamente, bene. Allora, io direi di chiamare anche sul palco insieme a noi campione italiano ed europeo dei pesi piuma, Alberto Servidei. Dove sei, Alberto? Eccolo qui che raggiunge il ring anche Alberto Servidei, già campione italiano e europeo. Quasi andare al tappeto, ma non ci va. Ciao Alberto, benvenuto. Allora Alberto, per quanto so che stavi commentando insieme agli amici di MS Channel e Fighter Live, no? Sì, bellissima serata, tutti incontri belli, equilibrati. E adesso c'è il Match Club che si preannuncia un incontro estremamente interessante. Esattamente, è proprio così. Allora io vorrei qui insieme a noi anche colui il quale è stato medaglia d'oro olimpica nel 1984,
è stato campione d'Italia, è stato campione europeo, è stato campione mondiale della WBO per quanto riguarda i pesi piuma. Forte l'applauso per Maurizio Stecca! Ed eccolo qui, Maurizio Stecca! Eh sì, tutti si inciampano in questo elastico. Buonasera, Maurizio Stecca! Medaglia d'oro, vi ricordo, medaglia d'oro alle Olimpiadi 1984, un grandissimo campione. So che stai commentando con la TV in questo momento, cosa hai visto fino ad adesso? Bello spettacolo, grande, niente, continuiamo stasera col titolo italiano e che ci diano un bello spettacolo. Sicuramente sarà così. Per quanto ti riguarda, che cosa stai facendo tu, Maurizio? Hai una palestra, stai allenando pugile, hai una palestra, stai facendo qualcosa nel pugilato? Niente, abbandonato completamente? No, abbandonato no, perché sono ancora collaboratore con la nazionale italiana e niente, sto facendo, sono responsabile nel Veneto per l'attività giovanile e sono sempre nel giro della boxe. Ed è così che ti vogliamo, bello carico. Allora, grazie a tutti i miei ospiti, io vi vorrei veramente ringraziare davvero di cuore, Gianni, Alberto, Maurizio, Carlotta, grazie di essere stati con noi e vi faccio accomodare perché siamo pronti per il titolo. Grazie mille, grazie a tutti voi, grazie di nuovo. Allora, volevo intanto ringraziare Filippo che è il mio DJ, eccolo qua, le luci Filippo. E un ringraziamento va anche a Davide Mazzanti che è il nostro assistente a bordo ring. Bene, allora io direi, signori, che siamo arrivati all'evento più atteso, ovvero il titolo italiano dei pesi piuma. Alberto, mi sembrava doveroso prima di far entrare Maurizio in diretta con noi ringraziarti per aver partecipato a Fighters Live con la speranza di sentirci anche nella nostra web radio che va in onda tutti i mercoledì, quindi averti come ospite ci sarebbe per noi grande onore. Grazie a voi, buona continuazione. Marzuoli, passiamo la mano a Maurizio. Tra campioni, per noi è un onore avere campioni che si alternano. Che anche lui fa parte dell'Emilia Romagna e quindi è una grande regione di pugili e di campioni. Grazie Alberto Servidei. I bendaggi e quindi sta facendo delle operazioni molto importanti. Intanto vi dico subito i giudici di questo match. Saranno tre. Ci sarà il giudice Antonio Giubelli, il giudice Marco Moscardelli, il giudice Marco Chiarelli. Facciamo loro un applauso perché è veramente eccolo qua, meritato. Eccolo qua, è arrivato anche ai nostri microfoni. Ci rivediamo ogni volta a queste riunioni organizzate dal grande Momo Duran e per noi è massimo piacere averti ai nostri microfoni. Non ti devo presentare, sei un campione assoluto. Olimpiadi, mondiale, titoli italiani. Tu e tuo fratello siete un'altra parte della famiglia del pugilato e dei campioni che ci teniamo stretti al cuore, Maurizio. Certo, e parlare sempre di campioni fa sempre bene per ogni sport, lo sai. E poi è enorme piacere rivederti che stai qui, innanzitutto che stai bene, ti abbiamo visto anche in diretta poco tempo fa sul sito della federazione. Stai bene, guarito dal Covid, un pochettino di strascichi, ma i grandi campioni affrontano anche i match della vita, no? Infatti questo titolo l'ho chiamato il match, ho vinto il match della mia vita. Bravissimo. È stato duro, 65 giorni di ospedale, recupero, tutto e dai, niente, ho combattuto. Ci hai fatto duramente stare un po' tutti in ansia, devo dire la verità. Lo so, ma io infatti ringrazio tutti quanti perché ho avuto tantissimi amici, anzi specialmente nel mondo della boxe, anche fan, anche chi non era poi appassionato di pugilato, però lo sai, quando si parla di un campione, certo, penso che ha dato molto allo sport e all'Italia, c'è sempre qualcosa di amicizia, no? Magari ne ho avute, guarda, veramente ne ho avute tantissime di cose, sono rimasto contento, dai, sono e poi io
attenzione, sei stato un grande campione, ma continui a essere parte importante nel panorama pugilistico italiano, non è che ti abbiamo archiviato. No, io anzi è la mia vita, l'ambiente del pugilato, sia quello dilettantistico e professionistico, è una cosa che è la mia vita, non posso non smettere e dire basta in questo momento e via. Quando sarà il momento sicuramente mi metterò a parte e vedremo, ma comunque adesso no, anche perché ti annoi senza il pugilato. Ma come fai, Maurizio? Dai, anche stare, perché devi stare in mezzo ai giovani, devi sì, stare in mezzo, dai, al pugilato, devi sentire quell'odore acre che viene dal ring, no? Uno come te come fa a stare senza pugilato? Infatti guarda, io anche se non li, anche alcuni non li conosco, perché certo, tocca stare sempre lì nell'ambiente proprio fisso, mi chiedono, mi fanno delle domande, come va, ma mi sto allenando in quel modo, va bene, non va bene, e allora facciamo i confronti di una volta con quelli di adesso, no? Comunque a mio avviso vincono sempre quelli di una volta, però ma questo è un pensiero mio. Ma sì, ma perché lo sai, una volta c'erano molti campioni, no? Allora si davano sempre con le stesse situazioni uguali, no? Viaggiavano 20 campioni nel periodo degli anni 80-90 che erano quasi tutti uguali, no? C'era una canzone che diceva generazione di fenomeni, e voi forse siete stati l'ultima generazione di fenomeni. Certo, certo, guardi, io non è che si contava solo il Giovanni Parisi o il Maurizio Stecca o il Damiani o Luigi Minchillo o Calambai o Patrizio Oliva. Sentite che nomi sta facendo, amici ascoltatori, sentite che nomi Maurizio Stecca tira fuori dal suo cilindro, tanto per descrivere quel periodo che ha visto il pugilato italiano conquistare, no, tutti, cinture, certo, su cinture. Certo, tutti avevano dei manager importanti, da Rocco Agostino, da Giovanni, da Umberto Branchini, da Spagnoli, Sabatini, il giro di Roma, il giro del sud con Cotena e Leo Cotena. Poi il nord, c'era la famiglia dei Branchini, cioè erano tante famiglie, tanti manager importanti, ma avevano anche campioni e atleti importanti, e quando si apriva la televisione certo che c'era sempre lo spettacolo. E allora è tutto pronto per questo titolo italiano. Fa il suo ingresso Mattia Occhinero. Si avvicina al ring ed eccolo qui insieme a noi, Mattia Blackenstein Occhinero. Una categoria, Maurizio, vicino alla tua. Pesi più, ma no, quando sono passato professionista peso più, ma era la mia categoria, infatti. L'ho tenuta per 9-10 anni e poi l'ultimo match l'ho fatto da super piuma, il titolo italiano l'ho fatto da super piuma. Lui si allena a Ferrara, precisamente alla pugilistica padana. Signori, io direi di fare un grande applauso per Mattia e il Mexican Musaki. E fa il suo ingresso sul ring di Ferrara per questo 21esimo Memorial Carlo Duran Beniamino di casa, Mattia Musacchi, insieme al suo maestro Massimiliano Duran, insieme a Romano Pecchetti, insieme a Nico Morazza. Quanta ansia c'è per i ragazzi, allora tu che ci sei passato, sì, prima di sì, tutti sì, sì. Specialmente quando c'è un titolo ti viene fuori nella tensione già della preparazione, la vicinanza del match, noi facevamo il peso il giorno stesso, a mezzogiorno e alla sera si combatteva. I tagli di peso non erano concessi. Bravo, a quel punto poi da noi una volta non c'erano quella situazione lì, adesso hai il giorno prima, ti pesi prima, il giorno prima ti riprendi, stai tranquillo, hai tutto un altro sistema proprio
adagiato all'atleta proprio che fa in tempo a riprendersi. A suo angolo il maestro Marco Cappellini, Carlo Cessori, fa parte del team Michele Delle Fave e si allena alla Ancona, alla UPA Pittori. Signori, è forte l'applauso per Mattia Black Eyes Team Okinero. E allora signori, all'angolo blu ha pesato 56 kg e 600 grammi, indossa calzoncini neri con bande argento, ha un record di 18 incontri con 8 vittorie, una delle quali per KO e un pari. Signori, al suo angolo il maestro Massimiliano Duran, Romano Becchetti, Nico Bonazza da Ferrara, pugilistica padana. E forte l'applauso per Mattia e il Mexican Musaki. E allora signori, i due pugili al centro del ring, anche l'arbitro cortesemente, perché siamo pronti per l'inno italiano, l'inno nazionale. Eccoci qua. Signori, tutto è pronto. Prego dalla regia. Da 3 minuti ciascuna. E allora ce li abbiamo signori pugili al centro del ring, all'ordine dell'arbitro il signor Marco Marzuoli. Prego, venite qui. Non collerò assolutamente colpi dietro la nuca e dietro i miei. Attenzione alla testa, vinca il migliore. Buon match. Ed è tutto pronto per questo titolo italiano. Angolo rosso, Mattia Occhinero, 9 match all'attivo per lui, 8 sono le vittorie, 5 per KO, un solo pari. Contro di lui da Ferrara, Mattia Musacchi con un record di 18 incontri, 8 sono le vittorie, 1 per KO, 8 le sconfitte, 2 i pari. Mattia Occhinero, pantaloncini bianchi, banda gialla, guantone verde. Contro di lui Mattia Musacchi, pantaloncino nero, banda argento e anche per lui guanti verdi. Tanto inizia il primo round. Come abbiamo ampiamente già detto, due fighter sul ring nel questo inizio di prima ripresa. Occhinero a tenere il centro del ring, prova il diretto verso il corpo, il gancio sinistro a cercare il volto. Occhinero ancora il lavoro con i jab, rematch questo tra Occhineri e Musacchi.
Nocchinero e Musacchi, uscito vincitore nell'ultimo match tra loro. Occhinero, un match molto discusso, come detto ampiamente anche Occhinero diceva che forse un pari sarebbe stato il verdetto più giusto. Grande merito a lui per la sportività e l'onestà. Tanto tocca bene con il jab Occhinero, ora prova con il medesimo colpo anche Musacchi. Musacchi che si era sicuramente preparato per un altro, per tutt'altro match contro Davide Tassi. Davide Tassi, pugile molto tecnico, longilineo e sicuramente un'altra box rispetto a quella di Occhinero. Vediamo se Musacchi stravolgerà tutto il suo modo di boxare. Sarà un po' difficile per Musacchi cambiare un po' la situazione e la strategia del match. Sì. Perché averlo cambiato nell'ultimo momento, lo sai, quando i professionisti si allenano per lungo tempo e cercano sempre di studiare le caratteristiche dell'avversario. Assolutamente. E in questo momento qui, anche se si conoscono tutto quanto, non è come una preparazione proprio posta col proprio avversario. Assolutamente no, abbiamo detto Tassi, pugile tecnico, mancino soprattutto. Allora qua, quando fai una preparazione sul mancino e poi ti trovi uno in guardia normale e cambia qualcosa nella testa del campione o di Musacchi, cambia qualcosa. Sì, ecco. Sicuramente gli servirà qualche ripresa per... Sicuramente. Tanto bravo. Eccolo. Gancio, guardalo. Un buon gancio. Volevo dirlo subito. Colpo a freddo. Gancio sinistro. Serie di colpi e finale il gancio sinistro. Siccome avevo sentito già il record. Sì, Musacchi ora sì. In difficoltà. Tocca però con il jab. Risponde ai colpi di Occhinero Musacchi. Non deve colpire però con la parte interno. E Occhinero non se l'aspettava perché ho visto già dal primo round Occhinero a prendergli già lo spazio e quando caricare i colpi, quando gli ha fatto l'azione giusta combinata l'ha preso col gancio sinistro. Colpo preciso. Sì, preciso. Colpo precisissimo. Ho visto proprio come si avvicinava vicino a Musacchi Occhinero, ma proprio c'è stata l'azione, ecco. Sì, poi prima ripresa colpo a freddo. Sì, certo. In quel momento lì, lo sai, c'è nello studio preparazione sul mancino in continuazione, arrivi l'ultimo momento che ti cambiano l'avversario, hai un avversario con la guardia normale e devi cercare di stare attento un attimino nei primi round e poi dopo magari il corpo si riscalda, le cose vanno avanti e bisogna stare molto attenti. È la seconda ripresa. Tanto inizia il secondo round tra Occhinero e Musacchi. Cerca di riavvicinarsi piano piano anche con i movimenti del tronco e Occhinero. Ancora gancio sinistro. Deve andare via dall'angolo. Per Occhinero, tocca ancora bene con il gancio sinistro. Bello il montante destro al mento di Occhinero. Tocca ancora con il gancio sinistro, prova a rispondere ai colpi del suo avversario Musacchi. Vedi, se vedi la differenza dei colpi, come vengono portati, sono quelli di Musacchi che sono non appoggiati, però si vedono che sono leggeri, arrivano non con quella frequenza di durezza dei colpi, mentre l'avversario quando mette i colpi vengono poi portati bene. Vengono portati sicuramente con più convinzione, certo, i colpi di più compatti.
tocca ancora con il gancio sinistro. Sì, Occhi Nero che anche lui è stato avvisato non a breve tempo dalla disputa del titolo, Occhi Nero, ma si stava preparando per un altro match che sarebbe stato dovuto svolgersi a breve. Sì, ma cos'era? Penso che era riserva poi lui nella categoria. Sì. Però dovevano affrontarsi Musacchi e Tassi. E Tassi, sì. Però lui era di riserva, però si stava preparando per un match che mi pare doveva fare il 9 o il 10 di aprile, quindi... Sulle otto riprese, quindi ha soltanto dovuto aumentare un pochino l'intensità, ma a due riprese. Ma quando poi ti invitano per fare un campionato italiano, vai subito, sì, parti immediatamente perché è un'occasione della tua vita, ecco, della tua carriera, ecco. Sì, bravo Occhi Nero, era riuscito ad uscire bene sul jab per entrare con il destro, però colpo che non è andato bene a Bersaglio, tocca ancora con i due jab Occhi Nero. Musacchi deve ancora un po' recuperare sicuramente. Sì, mi è sembrato anche, d'accordo anche con sui te. Due jab mi è sembrato aver sentito un po' il colpo, perché sta prendendo dei colpi proprio che sono visibili, adesso si sta buttando dentro, ma non deve, lo deve tenere a meno media distanza, non a fargli il corpo a corpo. Ora Musacchi deve tirare fuori tutto quello che ha dentro. Certo. Finisce anche il secondo round. Anche Maurizio, anche psicologicamente alla prima ripresa andare giù. Certo, no. Guarda, a me mi è capitato il primo campionato d'Europa che ho fatto con Benichio in Francia. Mi ha messo per terra al primo round e mi ha anche spaccato sulla parte destra. Io mi sono trovato così per terra senza che... non me ne sono accorto. Mi sono rialzato, ho ragionato un attimo nel conteggio, nei 10 secondi, 9 poi, perché 10 fanno l'out. In quegli 8-9 secondi ho reagito in un modo che sono andato a vincere il campionato d'Europa. Ho vinto 11 riprese consecutive. E ricordiamo anche un campanella della Oia, la prima ripresa era riuscito a mettere a terra della Oia, poi... Anche lì poi dopo ha recuperato, sì. Certo. Può succedere che nel primo round o nei primi round, perché certo uno si gioca un titolo e nel momento giusto, quando trova l'occasione, cerca di... Lì c'entra, certo. Campanella dell'Oia, c'entra anche un po' di fortuna, perdonami, lo prendeva un millimetro più in là, era rimasto là per terra dell'Oia. Sì, Campanella, sì. Pugno duro. È stato anche lì un match bello della vita, cioè, ragazzi, nella vita non serve solo la bravura, però un po' Parisi di fortuna. Se avesse. Pure. Anche. Ragazzi, Parisi avesse è tutto, ma chi è che non va contro Minchillo Tommy Hirse? Cioè, sono i grandi match, uno non può rinunciare, no? Sono d'accordo con te. Branco Gatti. Branco. Sono tutti match quelli che praticamente... E secondo me anche lì Branco Gatti il match, non lo so. C'è stato un grande lavoro e sicuramente se lo ricordano in parecchi. Come quando io non ho rinunciato a un'occasione di fare una semifinale al mondiale al Madison Square Garden. Sono corso subito dall'Italia, ci siamo organizzati subito su, siamo andati. Come fai a rinunciare a delle cose così? Al Madison Square Garden, se mi chiamano a me domani vado anch'io. Non sono... Il tempo del pugilato mondiale. Come fai a non... per qualsiasi sport c'è un'occasione dove non, se sei il vero atleta, se hai della gente intorno che ti può gestire bene, puoi andare ovunque, ecco. Assolutamente. Intanto era entrato un altro buon destro per Occhi Nero. Tocca ancora con il jab Occhi Nero, ancora il gancio. Ancora. Finito. Ma non ha recuperato, infatti si vedeva. Fatica. No, gambe dure. E finisce il match. Sì, non aveva neanche recuperato il primo colpo che aveva preso. Eh.
ma si vede anche dalla, dall'impostazione, dai colpi che tirava e portava. Non aveva recuperato dal primo no, colpo. Musacchi non aveva recuperato. No. Però lo sai, quando sei lì cerchi di. Magari l'ha capita il suo maestro Duran, che non aveva, però gli ha dato quella spinta di dire vai avanti, dai. Bello l'abbraccio tra i due ragazzi, come sempre, come contraddistingue il nostro sport. E in questa serata, al 21esimo Memoria Carlo Duran, è Mattia Occhinero che si laurea campione italiano dei pesi piuma. Stessa cosa, sì, quasi la stessa azione del primo round e anche del secondo, che quando gli poteva mettere i colpi. E certo, molto più compatto, molto più unito, e ancora, ecco, Musacchi non aveva ancora recuperato, ecco. Sono d'accordo con te, Maurizio. Musacchi non aveva ancora recuperato dal primo atterramento. Guarda, ma si vedevano, a mio avviso, anche, soprattutto psicologicamente, sì, bravo, non è riuscito a fare. Certo. Anche come tirava i colpi, non erano quei colpi sicuri. Bravissimo. Sicuri di dire adesso ci sono io. Bravissimo. Voglio andare avanti. E invece li teneva solo per distanziare il suo avversario, per tenerlo lì un po' lontano, perché magari gli poteva capitare un'altra serie di colpi così, ecco. Sono d'accordo con te. E visto, viene tutto a, come si può dire, questo che era di riserva, poi prende e lo mettono sfidante al titolo, gli fanno la cosa, cioè tutto qua, poi viene, cioè, gli viene proprio, gli è venuto proprio tutto a perfezione, e queste cose qui sicuramente si sono state sfruttate, buone, ecco. E Mattia Occhinero che si riconferma essere un pugile dalla mano pesante, come abbiamo detto, 8 vittorie, 5 arrivate prima del limite per lui questa sera, 6 KO su 9 vittorie. E ultimo match vinto per KO alla terza ripresa, match precedente vinto per KO alla seconda ripresa, match precedente KO alla seconda ripresa. Comunque un pugile dalla mano molto molto pesante, Occhinero. Hai visto che è qui al primo round, ha messo la serie del colpo e poi ha finito, hai capito? Cioè, questo è un atleta che chi è che lo dovesse poi incontrare lo dovrà studiare sempre nei primi round, potrebbe essere sempre pericoloso nei primi round, poi dopo magari andando avanti perde un po' di quella, esatto, un po' di qualità, perde un po' di qualità, però nei primi round, come hai letto, poi come è il suo record, vuol dire che nei primi round sfoga tutta la sua sua passione. Nel suo penultimo match era andato a combattere all'estero contro Nelson, 5 vittorie su altrettanti match, quindi era, diciamo, Occhinero un pochino la vittima sacrificale, diciamo così, è andato lì, seconda ripresa ha vinto per KO subito. Quindi ecco, come dicevi tu, è un pugile che ha tanti KO tutti nelle prime riprese. E qui quando adesso continuerà sicuramente, chi lo dovrà incontrare dovrà stare molto attento sempre nei primi round, e poi magari dal quinto in poi
Ecco, poi magari questo cresce, perché sì, sì. Non è male come atleta e come pugile. Non per togliere niente a Musacchi, che Musacchi è quello, cioè Musacchi, certo, anche lui deve prendersi le sue esperienze. Però, come hai detto tu a inizio del match, anche il cambio avversario, certo, anche questo ho voluto dire, cioè a tutti, non sono scusanti, assolutamente no, non sono scusanti, ma fanno parte sempre del mondo nostro, del pugilato. E poi lo sai, ecco, può succedere questo ed è successo questo, certo. Ma ti sei preparato un match con, come diciamo, Tassi? Con un mancino. Mi alleno dei mesi contro un mancino e mi vedo all'ultimo momento un cambiamento di avversario in guardia normale e sicuramente tutto il lavoro che ho fatto dietro come tecnica e strategie non lo posso fare. Ricordiamo il mancino, il colpo forte è il sinistro, quindi giri sempre sul destro. Certo, ecco, ci sono dei cambiamenti diversi ed impostazione sul ring, anche che se poi potevi anche cambiare guardia, non so se Musacchi poi poteva cambiare guardia, ma ci sono tante situazioni che, e non è una scusante per Musacchi, perché ha trovato un avversario sicuramente tanto di cappello, è bello pulito, anzi mi è piaciuto molto. Anche Musacchi in questo momento si è comportato bene, perché avendo subito un'azione al primo round in quel modo e poi visto si è ripreso e ha continuato ad andare avanti, però non ha recuperato del tutto. Vediamo che sia qui con noi Nicola il Drago Cristofori. Dove sei Nicola? Eccolo qui. Vieni. Eccolo. E intanto signori. Alberto, vuoi dare tu la notizia, se la possiamo dare? Oggi le Marche festeggiano doppiamente, perché Charlie Metenioc. Vabbè, ragazzi, sì, lo so, sai che mi sbagliavo anch'io. Mi perdonatemi. No, ma non mi viene proprio Monte Pop Nognoc. Diventa campione italiano, quindi la Regione Marche questa sera ha due campioni italiani. Sì, nei pesi super leggeri e nei pesi piuma. Quindi complimenti a tutte e due i ragazzi. Complimenti veramente, perché hanno battuto due validissimi avversari, Arbin Kappa, che abbiamo visto qua, contro Zagatti, esatto, e naturalmente Musacchi per la box Duran. Veramente è stata questa sera un Memorial Duran veramente bello, dalla parte A o B fino ad arrivare alla parte professionistica. Tanti sono stati i match, Momo ha saputo organizzare e realizzare questo Memorial veramente tutti particolari, sai, Maurizio. Solo lui. Sì. Ragazzi, a Ferrara arriva gente, non c'è nulla da togliere. Cioè, sì, la gente viene, è appassionata, si vede che non vede l'ora sempre di venire a vedere le serate pugilistiche. Sono match che oggi sono quasi infinito, quasi tutte le riprese. Sì, sì. No, ma poi c'è un feeling particolare con la città di Ferrara, naturalmente, un po' per il papà, un po' per il fratello, sì, un po' per lui. Duran sinonimo di Ferrara, o Ferrara sinonimo di Duran. Ma certo, come i fratelli Steck a Rimini, però loro hanno fatto, loro con il padre che conoscevo, c'è sempre stata anche il Memorial sempre attivo, cioè hanno sempre lottato proprio per organizzare. Poi i Duran sono amici, i fratelli Duran sono amici proprio di vecchia data, e abbiamo fatto poi il pugilato assieme alle nostre carriere. È un omone, no, Maurizio? Oh, è un omone, però c'ha un cuore. Bisogna dirlo, no? Ti dico, è sempre. È un po' burbero. Sì, è burbero, però quando vuol dire le cose le dice. E poi il suo mondo, il mondo professionistico è quello, cioè. Il suo mondo. Sono il procuratore del campione d'Italia.
sono cose belle. Sì, no, questo dispiace... è bello, questo è il bello del pugilato, questo è il bello poi di tutte le amicizie che si creano all'interno del mondo del pugilato. Come no, questa, insomma, la tua presenza qui, la presenza di tanti campioni qui, significa che nell'arco del tempo poi queste amicizie sono andate anche oltre il ring, sono uscite fuori dal pugilato e hanno continuato a vivere al di fuori di ogni singola carriera. Anche guarda, sono entrato prima nel palazzetto, prima della serata, verso le 8 sono arrivato, ecco, c'erano gli arbitri, ci siamo salutati tutti, cioè ho avuto anche un saluto grandioso dalla parte arbitrale, tutto, cioè, anche l'ultima volta poi a Milano, poco tempo fa, sai, la scorsa settimana, e anche perché quella cosa che ho avuto per il Covid, che ho fatto 2 mesi un po' tribulati, vabbè, ma tu sei il nostro Maurizio nazionale, voglio dire, cioè, non è che stiamo a parlare dell'ultimo di Massimiliano Maone, cioè, io guarda, siete sempre amici cari e poi sono contentissimo, perché anche Momo mi ha detto: guarda Maurizio, che se vieni sei invitato. Ci sono loro? Ho detto sì. Ok, allora vengo ben volentieri. E allora speriamo che questa sia una lunga, una di tante dirette, di tantissime dirette che faremo insieme, perché per noi sei di casa, come Fighters Life è di casa per tutti coloro che si siedono qui vicino a noi. Ti invitiamo, e questo ci tengo io personalmente, nella nostra radio, che sai che noi facciamo una web radio il mercoledì sul pugilato, per tenere alta l'attenzione sul mondo del pugilato. Come no? Parlando con campioni, parlando con pugili, maestri,